La registrazione è in corso, sono le 9.01, buongiorno a tutti, procedo con l'appello, chi ha bisogno della giustifica la chiede. Sordini? Presente, in presenza con attestazione. Grazie. Bartolelli? Bella Sai? Buongiorno, presente. Cerisola? Marrocchini? Buongiorno, presente. Vaccari? Buongiorno, presente con non giustifica, grazie Maria. Vecchio? Presente. Faccio una seconda chiama per il consigliere Bartolelli. Vedo che prova a smutarsi, ma non si sente. Consigliere Cerisola? Ci darà comunicazione appena riuscirà a farlo il consigliere Cerisola. Intanto il consigliere Bartolelli ha risposto in chat. Possiamo procedere, Presidente. Abbiamo il verbale del 10, che è stato letto corretto, ma non approvato perché era assente, e il verbale della scorsa settimana. Quindi il verbale del 10 deve soltanto ufficialmente approvarlo. Allora, nel frattempo stavo scrivendo anche al consigliere Cirisola, non ha risposto niente. Fare soltanto che è già stato letto. Letto e corretto, sì. Soltanto che ci mancavo. Oh, ok, perché ero assente la scorsa settimana. Sì. Ok, perfetto. Scusa, mi sentite se parlo? Sì, io infatti stavo per Sì, dire, io non benissimo. sento più nulla. No, 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 ero un po' lentino sempre, quando sono in presenza sono collegato al cellulare, è sempre un po' lentino per PC, perché diciamo la rete arriva dal cellulare. Allora Maria, il verbale è il verbale numero 30 del 2023, per 10. L'avete comunque, la commissione la scorsa settimana l'ha già letto integrato, manca soltanto da approvare perché era sempre il Presidente, quindi il verbale numero 30 2023 letto ed approvato. Perfetto. Poi abbiamo. Chiedo scusa, Presidente, ma avete già fatto l'appello? Perché non sentivo niente Sì, abbiamo fatto l'appello, Oh, infatti infatti, eravamo in attesa. eravamo in presenza, stavo scrivendo anche. Quindi presente Marco dalle ore 9? Sì, Eccoci, sono ha collegato. Si collegato. vedeva. Sì, grazie, Presidente. Ok. Con attestazione, grazie. Ok. Ok, perfetto. No, vedevamo che eri collegato, cercavi di collegarti per aiutarti, ma non ci riuscivi. Ok. Allora Marco, abbiamo approvato il verbale numero 30 della scorsa settimana, che già avete letto integrato, e doveva soltanto, perché ero assente la scorsa settimana, dovevo soltanto approvarlo, quindi formalmente. Va bene? Sì, Consigliere benissimo, Cirisola? Presidente. Benissimo. No, non ci fare preoccupare, che proprio tu oggi non riesci a curarti. Funziona bene? Sì, grazie. Ok, allora.
Allora, passiamo al verbale numero 31 del 2023, verbale l'anno di, giorno 17 del mese di novembre, alle ore 9, andiamo alla lettura. È stata convocata in modalità mista online su piattaforma di presenza presso la sala Giorgio Rossi, una seduta che è stata la commissione per discutere il seguente ordine del giorno. Maria, perdonami, io ho... Sì. Prima sul fatto che stavamo dicendo dei consiglieri che non potevano rispondere, non ho aperto la seduta, diciamo, formalmente con il verificato, constatato il numero legale, diciamo, finalmente aperta la seduta. Personale, ma... Va bene, va bene. Ok. Va bene. Quindi abbiamo approvato il verbale numero 30, passiamo al verbale numero 31. E andiamo alla lettura. L'anno 2023, giorno 17 del mese di novembre, alle ore 9, siamo ancora in modalità mista online su piattaforma di insegna in presenza per discutere il seguente ordine del giorno: audizione preliminare del direttore presente funzione del municipio Roma 9 euro, approvazione del valido del 10/11/2023, esame delle libere minori di giunta, esame posta del valido iniziale. La seduta apre alle 9.05, sono presenti il presidente Sergio Berlastai, in sostituzione del presidente dei consiglieri Bartolelli, Ferisola, degli giudici, in sostituzione del consigliere Giorgini, Marrocchini, Baccari, Vecchio. Invitata alla seduta il direttore facente funzione del municipio di Roma 9. Partecipa alla seduta il consigliere Piero Comunato, gruppo Lega, la segreteria verbalizzante e Maria Mazzoni. Adempimenti. Il presidente può aver. Convocata per le ore 9, dato il primo punto del giorno, l'audizione preliminare del direttore della Costituzione del municipio Roma 9. Il presidente introduce l'argomento rappresentando le motivazioni per il quale è stato inviato il direttore facente per un incontro propedeutico alla seduta del 24 novembre. Alle ore 9.010 entra in seduta il consigliere comunato. Il consigliere Ceresola ringrazia il direttore facente funzione e rappresenta le motivazioni che hanno portato ad fare richiesta di una audizione fin dalla seduta del 6 ottobre, richiesta ribadita nella seduta del 20 ottobre come si evince dai verbali, anche se è stato contattato per la convocazione di giorni di settembre. Espone con evidenza di particolari e con puntuali documentazioni. Naturalmente è verso la giunta che, in completa autonomia e senza l'indirizzo del Consiglio, produce molti altri che potrebbero non essere finalizzati per che poco efficaci. Rappresentano innumerevoli interrogazioni a risposta scritta prima di risposte, motivo per cui è visto costretto a tenere interrogazioni a risposta orale, pur non essendo particolarmente soddisfatto perché non si ha in questo modo qualcosa di concreto tra le mani o a ricorrere all'accesso agli atti. Il dottore Presidente menziona ritiene che occorre capire come poter fare qualcosa di concreto per quanto riguarda le interrogazioni, potrebbe redigere una nota evidenziando lo stato genetico. Consiglio degli Uris associa la lamentela riguardo alla mancanza di risposte alle interrogazioni al discorso dell'autonomia della giunta. Domanda se quando il Consiglio vota in una scuola si facciano dei lavori al fine di capirla, la giunta può con un atto cambiare, destinandola ad altro uso. Il direttore facente funzione risponde che occorre vedere che tipo di provvedimento del Consiglio ha fatto. Se è una mozione di indirizzo, la giunta la esegue. Per la scuola dei villà, la giunta non cambia quanto deciso dal Consiglio, ma ha dato una destinazione di uso temporanea finché che sarà chiusa. Ciò aumenta il numero delle iscrizioni per un minimo di 18 bambini e scuola tra loro. Il Consiglio di Ministro non concorda con quanto riferito dal direttore facente funzione degli atti del Consiglio e si riserva di incontrarlo personalmente. Il Consiglio di Scuola ricorda la mancata attuazione degli atti approvati in Consiglio che attendono ancora per il Presidente del Consiglio della Giunta per l'immobile di non si sente più? Mi sono interrotta proprio perché ho fatto caso che non si sentiva più. Riguardo la scuola di Villà, ricorda che è stata preparata in commissione una risoluzione, votata sia in commissione che in consiglio. Il presidente Bellassai rileva che, dopo aver parlato a lungo in commissione sesta della mancanza delle iscrizioni,
Le scuole sono comunque tutte aperte. Per la prossima. Gli atti stessi e le interrogazioni che ancora non hanno avuto risposta. Ringrazio e saluto il direttore paziente funzione. Il consigliere comunato domanda al direttore paziente funzione di far sì che tutti i presidenti di commissione sia statutari e speciali, relazioni nel consiglio. Il consigliere ci sono propone aggiungere la direttiva numero 28 all'ordine del giorno di oggi all'elenco di sottoporre la prossima settimana al direttore paziente funzione per la dimostrazione del vincolo normativo. Alle ore 10:13 il presidente Berassai chiede una breve pausa per concludere il discorso. La seduta di apre alle 10:20 alle 10:23 e dopo una rapida appello risulta essere assente il consigliere di inizio si affronta il punto 2 all'ordine del giorno a proposito verbale disponendo quanto segue. Il bar del 9:30 del 10/11/2023, letto ma non attuato per l'assenza del presidente. Il consigliere. Alle 10:40 con tribunato lascia la seduta. La seduta affronta il terzo punto all'ordine del giorno, esame delle direttive e delle memorie di giudizio. Direttiva numero 27 CN 14/49/79 dell'11/2023. Aria sotto campo, il presidente da lettura dell'altro. Presidente, allora, mi sa quando, che non si sente niente. No, quando mi accorgo che non si sente niente, perché mi fa un rumore direttamente. Ah, ok. Mi autosospendo io per qualche secondo. Ok. Quindi rimango sempre su quel punto. Allora, i cittadini sono a conoscenza dell'area già destinata alla sosta di camper all'altezza della fermata Metromare di Tor di Valle, soggetta ad importanti lavori di ristrutturazione molto difficoltosi. Siamo stati trattati dall'altro in commissione Audi Pubblici in Mobilità. Sì. Il consigliere degli UBIS rappresenta che quest'area di sosta è stata istituita durante la consigliatura Calzetta, ora si tratta solo di renderla di nuovo fruibile. Il presidente del Bellassai osserva che non è specificato la direttiva 28 CM 14/49/92/2023 attività interattiva scuola dell'infanzia. Il presidente della lettura dell'atto. Al termine della lettura il consigliere Ceresola è considerato si chiude con un punto dove si rappresenta che non è possibile un eventuale rinnovo per un vincolo. Inoltre c'è scritto che esiste un albo che prevede quali siano le situazioni che possono assolvere a questo incarico. Durante la pandemia sono state giustamente fatte deroghe, sospensioni eccetera eccetera. Ma ora non vede un riferimento per poter andare in deroga. Il presidente Bellassai dà di nuovo lettura del considerato e ritiene che il riferimento sia menzionato. Il consigliere Ceresola riferisce che potrebbe essere corretto a livello verticale, ma per la gerarchia delle fonti occorre essere sicuri che sia sufficiente una nota. Il presidente Bellassai propone di individuare la fonte superiore del verificato. Domanda se sia più idoneo redigere una nota opporre l'atto in evidenza. Consigliere Ceresola propone di parlarne con il direttore della presente funzione nella seduta del 24 novembre. Quindi due atti abbiamo in più da evidenziare alla direttore. La direttiva numero 28 ne porta in evidenza. La seduta prosegue con il punto all'ordine del giorno, varie ed eventuali. Il consigliere Ceresola riferisce che l'opposizione, in base all'articolo 31 del regolamento, che la Presidente del Consiglio delle Azioni in Consiglio sullo svolgimento del lavoro fatto, in base all'articolo 31 della Presidente del Consiglio delle Azioni in Consiglio sullo svolgimento del lavoro fatto, domanda uno spazio nelle prossime sedute per esaminare l'operato della Presidente, come l'attuazione di atti votati in consiglio.
eccetera. Domanda inoltre di approfondire il punto di relazione con il padre. Presidente, bella serie di domanda alla consigliera Vecchio, presidente della commissione terza scuola. La consigliera Vecchio riferisce di aver raccontato un discorso del pre-post scuola lo scorso anno. Il regolamento prevede che per eseguire questo servizio occorre il numero minimo di 15 bambini. Nell'ultimo anno non si è arrivati ad 8. Occorre attivarsi per incentivare l'istituzione affinché non si percepisca la scuola statale. Non è stato prodotto nessun atto di commissione, ma crede che tra qualche mese si potrà riportare l'argomento in commissione per verificare a che punto si è con questo atto, invitando l'assessore Angelucci e gli uffici competenti. I punti del mio giorno, il presidente della Stella dichiara chiusa la seduta alle 11:10. Allora, ci sono integrazioni da parte dei commissari? Io intanto informo che comunque durante la lettura ho già tolto quella, ho messo per due volte che, e poi ho aggiunto all'intervento del consigliere Cerisola, in base all'articolo 31 del regolamento, ha richiesto, e avevo dimenticato di mettere il verbo. Già fatto. Infatti l'ho riletto apposta. Allora, prego consigliere Cerisola, a facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora, innanzitutto complimentare al verbalizzante, è stata una seduta molto impegnativa, quindi, quindi insomma il verbale lo trovo ottimo, solo alcune piccole proposte di modifica. Allora, pagina 1, nella metà inferiore, per intenderci dopo che alle ore 9:10 entra in seduta il consiglio di comunato, c'è il mio intervento. E dunque, allora, per la terza riga, verso la fine, è stato contattato per la convocazione i primi giorni di novembre, non settembre. Ok, poi due righe sotto, produce molti atti, potrebbero non essere finalizzati perché, io aggiungerei formalmente, prima di poco efficaci. Ok. E posso andare avanti? È già velocissima, grazie. Allora, riga immediatamente sotto, rappresenta le innumerevoli interrogazioni a risposta scritta, io aggiungerei di fatto prive di risposte. Okay. Quindi aggiungerei di fatto, ok, per questa prima pagina, ok. Passando alla seconda, dunque terzo blocco, consigliere Cerisola ricorda la mancata attuazione, terza riga, che le risposte aggiungerei della giunta, sono spesso prive di risposta e dopo risposta aggiungerei nel merito. E successivamente, dopo il ma, nel merito, ma sono solo dei riscontri. Sono solo dei riscontri. Ok. E poi, dunque, scendendo ancora, ecco, tre insomma, blocchetti sotto, tre capoversi sotto. Sì. Dunque, il consigliere Cerisola propone aggiungere la direttiva numero 28, l'ODG di oggi. Elenco, sia sì, lo dici oggi, sì. Elenco da sottoporre al proprio sistema al direttore facente funzione, e non ho capito questa per rimozione del vincolo normativo. No, forse era per informazioni sul vincolo normativo. Sì, ecco. Sì, grazie. Grazie. Ok. Ok. Quindi questo è via, perfetto. Ok, allora poi dunque, pagina 2 finito, ok, ok, sì, benissimo, dunque, ok, perfetto, basta così, grazie Presidente, okay. Grazie al verbalizzante. Grazie a lei, consigliere Cerisola, vediamo se ci sono... Per me va bene. No, non... Perfetto, allora, per i dati commissari va bene, quindi il verbale numero 31 del 2023
letto e da come, così come da integrazioni, approvato. Ok. Allora, nel verbale c'era la direzione numero 28, ma c'era anche un'altra evidenza da per oggi, mi sembra. Oggi abbiamo, sì, due direttive, scusate, una direttiva, una delibera e una memoria. E sono arrivate in due momenti diversi, prima un atto e poi successivamente, un atto è arrivato quasi subito quando avevamo forse appena finito la seduta della settimana scorsa. Perché c'è stata la giunta alle 13 venerdì. Vediamo logicamente se c'è, allora il direttore, c'è il direttore, quindi vediamo l'ordine dei lavori, la questione del direttore presente funzione e poi dopo vediamo magari gli atti che sono pervenuti. Lo dico anche. Allora, stavo dicendo, scusate le interruzioni, ma il computer quando mi dà che si sta riconnettendo mi interrompo automaticamente. Allora, dicevamo che Maria ha fatto, grazie Maria, una cartella solo esclusivamente con gli atti di evidenza per la commissione di oggi. Era Maria, documenti, si chiama documentazione per la seduta del 24-11 su Teams. Tutti i commissari hanno anche ricevuto un'email per come informativa. Ok? E abbiamo in evidenza per parlarne con il direttore 1, 2, 3, 4, 5 atti, di cui la delibera numero con la memoria 32, la delibera 25, la direttiva 26 e la direttiva 28. Siamo in linea, commissari? Mi senti, Maria, ci sei? Sì. Okay, Presidente, no, la mail alla quale si riferiva, nella quale veniva fatto il riassunto? No, ho mandato una mail in cui vi dicevo che su Teams ho creato questa cartella in cui c'è tutto quanto. Era un'email informativa dove faceva presente che Teams aveva creato la cartellina per semplificare i lavori della commissione 24-11 e quindi concentrare tutti i documenti che sono stati chiesti in evidenza all'interno di questa cartellina. Allora io vedo, ok, Fulvio, ci sei? L'hai vista? No, ma comunque va bene, nel senso che io avevo scritto la mail la settimana scorsa di riassunto e questa della cartellina non l'ho vista, sto cercando, ma comunque va bene così, non c'è problema, okay, l'importante è che comunque ci sia la cartellina. Fulvio, è arrivata ieri, è arrivata ieri ieri. Ok, quindi su file documentazione, si chiama documentazione per la seduta del 24-11-2023. Allora, io vedo presente il... Non ce l'hai, Fulvio? Ah sì, l'ho trovata, l'ho trovata. 22 novembre, l'ho trovata. Ok. Allora, io riprenderei i lavori dall'ordine del... diciamo, i lavori dal secondo ordine dei lavori di oggi, a posizione del direttore. Vedo che è presente, non so se ci sta ascoltando, il direttore Aidaghi. Direttore Aidaghi? Maria? Sì, dimmi. La segreteria del direttore far presente che siamo tutti collegati, lo vediamo quando riusciamo.
Ok, faccio uno squillo anche se sono le 9.26 ed è stato convocato per le 9.30, però provo a fare uno squillo a Claudia. 9.30? Allora, va bene, allora guarda, no, aspettiamo le 9.30, no, adesso questa cosa qui non ha... Ok, non ha... avevo visto l'ora, quindi infatti 9.27, va bene, allora aspettiamo 9.30, io ne approfitterei, vedo il consigliere comunato, quindi per la richiesta che ha fatto la commissione, del consigliere comunato alla commissione, ma anche da verbale, l'ho visto anche che il consigliere Cerisola diciamo, rinnovava la richiesta sul semestrale per le commissioni, quindi hanno chiesto alla commissione trasparenza, controllo e garanzia che era possibile farsi carico, così come ha fatto anche la commissione, dovrà comunque riproporre, farsi carico con tutte le altre commissioni sulla richiesta di un punto semestrale, insomma, dei lavori delle commissioni stesse. Allora, noi abbiamo fatto, ringrazio gli uffici, per noi, insomma, no? Logicamente dovevamo fare una verifica sul regolamento, perché la denominazione controllo, trasparenza e garanzia, ma l'abbiamo detto più volte, comunque c'è la molte responsabilità, ma che forse qualcosa, insomma, o per fortuna o non, ma non ce le ha. Quindi, vedendo bene, studiando bene il regolamento, ed occupando anche molto tempo agli uffici per verificare, comunque, dare le rispondere ai consiglieri che chiedono alla commissione, così come tra l'altro rilevano come competenza della commissione, obbligo, che non c'è obbligo da parte delle commissioni permanenti di fare una relazione semestrale, e vada a riprendere articolo 31,6, la commissione controlla trasparenza e garanzia, relazione il consiglio ogni semestre, articolo 32,5, le pari opportunità, relazione in consiglio una volta l'anno, per tutte le altre commissioni secondarie o speciali non è prevista relazione, questo sul nostro regolamento. Un altro, prego Piero, hai facoltà. Mi sente, presidente? Mi sentite? Sì, sentiamo, consigliere Cucunati. Sì. Perfetto, allora, innanzitutto grazie per avermi dato la parola. Ribadisco quello che ha letto il presidente nell'ambito del regolamento, però purtroppo devo fare una piccola integrazione relativo alle altre commissioni e all'attività, diciamo, consiliare che il presidente non ha diciamo citato. Anche l'attività consiliare da parte del presidente del municipio va fatta una relazione di tipo annuale. Così come va fatta da parte del Presidente del Consiglio in concomitanza del bilancio annuale un confronto sulle attività istituzionali delle commissioni anche permanenti. E quindi questo non lo dice il regolamento del nostro municipio, lo dice lo statuto del Comune di Roma, lo dice il regolamento del Comune di Roma. Noi siamo Comune di Roma, siamo municipio, ma siamo Comune di Roma. È previsto nell'ambito statutario anche del TUEL, per cui quello che ho chiesto io, e ringrazio ancora il Presidente, andava fatto nell'ambito istituzionale, adesso poi non so come si è regolato il Presidente del Municipio nella relazione, anche un riassetto generalizzato delle commissioni speciali, delle commissioni trasparenza e garanzie, tra l'altro abbiamo assistito anche in modo preciso, perfetto, nella Commissione di Trasparenza e Garanzia, di una relazione annuale fatta come si dovrebbe fare. Nelle altre commissioni speciali è previsto una volta all'anno, mi riferisco a pari opportunità, ma è previsto anche nella Commissione PNR una relazione semestrale
così come ribadisco ancora una volta, in raccordo con il Presidente del Consiglio, ogni singola commissione nell'ambito dell'approvazione del bilancio deve relazionare sulle attività svolte e sulle esigenze emerse durante l'attività annuale. Questo non lo dico io, lo dice il TUEL, il regolamento di Roma Capitale e lo statuto di Roma Capitale. Quindi io penso che di aver dato una informazione di supporto. Poi se uno lo vuole fare o non lo vuole fare, quella è un'altra cosa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Bonato, ma riferendosi comunque a noi, la Commissione Trasparenza, anche se tante volte io non sento più. Eccomi, no, ma nemmeno io. Mi interrompo automaticamente perché sulla schermata mi dà attesa, quindi non perdiamo nulla del discorso. Automaticamente. Io comunque non parlavo di lei, Presidente. Lei ha detto che ha fatto una relazione puntuale, precisa. No, in generale di altro. In generale, poi dopo sicuramente lei farà uno studio dettagliato, avrà la possibilità in conferenza di via di gruppo di poter diceva prima, in base ai regolamenti, in base al TUEL, in base a tutte le norme che le permettono, insomma, di fare e di formulare la richiesta per quella che ha fatto nella conferenza di via di gruppo. E comunque anche noi siamo sempre ben felici di ascoltarla per le nostre competenze. Per la richiesta che aveva fatto in Commissione Trasparenza, quindi chiedere, così come ha fatto anche la stessa Commissione, e dovrà riproporre, quindi questo dicevo, a tutte le commissioni di fare un'azione semestrale, io ho Stavolta l'abbiamo proprio perso, il presidente? Non lo allora, so. Mi sentite? Adesso sì, quando hai detto mi sentite. Allora, no, dal momento in cui è cambiata la schermata, adesso vedo anche il consigliere Cirisola che si è fermato internet. Dicevo, sulle attività, io credo che la relazione annua è più sul bilancio che sulle specifiche attività che le commissioni fanno. Però, ripeto, se il consigliere comunato formula nella conferenza del gruppo, ma anche in commissione, una richiesta dettagliata con gli articoli e la norma dove la commissione e la conferenza del gruppo può lavorare per rispondere a comunque le sue viste, no? Domande, noi siamo sempre a disposizione. Però purtroppo così porta che l'ho detto qualche minuto fa. Non so, veda lei in conferenza, veda lei nelle norme, nel regolamento, che può attraverso, insomma, le procedure che le permettono di fare tutte le verifiche che lei in Commissione di Trasparenza tutte le settimane viene a chiedere a noi, che le può mettere comunque e le può formulare in modo da invitare la Commissione, anche la conferenza di gruppo, in modo, diciamo, più formale sulle e noi siamo, come detto, insomma, d'accordo per affrontare tutte le tematiche che lei vuole sottoporre alla Commissione. Anche perché, come ho detto nel mio intervento, dietro ogni richiesta, quando è per quindi io prima di fare una richiesta
fare tutte e tutte le opportune verifiche se questa richiesta, diciamo così come formulata, è una richiesta che si può portare avanti e non toglie magari un gran lavoro e tempo agli uffici per verificare come che faccio. L'ho fatto anche le scorse settimane, dove ho invitato anche e ho domandato anche ai consiglieri su argomenti dove alcuni commissari legittimamente evidenziano spesso un stati mai evidenziato. Quindi io inviterei tutti i commissari a fare prima tutte le procedure e tutte le attività dovute nelle commissioni e nelle incontri, diciamo, come quello che ho invitato a fare lei, magari nella conferenza di gruppo, gli incontri che il consigliere fa attraverso il suo ruolo, e poi dopo c'è la commissione trasparenza e controllo della garanzia, che può essere di supporto e d'aiuto su qualsiasi cosa dove la commissione è competente. Allora, chiedo di intervenire la consigliera Vaccari, prego Paola. Scusate, prima volevo una comunicazione di servizio perché mi ha chiamato la segreteria del direttore. Sono presenti sia il direttore Airaghi che la dottoressa De Leo. La dottoressa De Leo relazionerà sul piano sociale. Perfetto, grazie Maria. Allora, così diamo opportunità ai nostri uffici di poter intervenire. Liberarli, spero, insomma, quanto prima del mandarli, insomma, al loro lavoro. Allora, prego Paola, facoltà. Grazie Presidente, ma sarò telegrafica. Allora, innanzitutto mi riferisco a quanto richiesto dal consigliere Cucunato, che ovviamente è più che lecito chiedere il resoconto delle varie commissioni come da regolamento, ma il 28, cioè martedì prossimo, io so che c'è un consiglio, in consiglio verrà la Presidente proprio per fare la relazione del suo, la relazione per quanto riguarda quello di sua competenza. Per quanto riguarda la mia commissione, martedì pomeriggio sto predisponendo l'ordine del giorno. E ci sarà anche il resoconto della mia commissione come da regolamento. Non capisco a che cosa altro si riferisce. Penso che le convocazioni dei consigli ne sappiate prima voi, perché siete capigruppo, cioè mi riferisco ovviamente alla conferenza dei capigruppo, e questo quindi il consigliere Cucunato lo dovrebbe sapere, che martedì prossimo la Presidente viene in consiglio a relazionare. E ho chiuso, grazie. E condivido quello che stiamo dicendo, invito tutti i commissari, insomma, a farsi carico di quanto chiediamo anche loro, come chiedono la stessa commissione, di quanto chiediamo anche a loro, no? Sotto forma di responsabilità istituzionale, quindi nel ruolo anche che ricoprono. Intervenendo nella commissione controllo trasparenza e garanzia, insomma, sanno che facendo comunque delle richieste poi richiedono del tempo, richiedono del lavoro, e come ho detto prima, io li invito comunque prima a fare tutte le verifiche per caso, e poi magari la commissione trasparenza potrà essere da supporto per qualsiasi ulteriore, diciamo, aiuto. Prima fare dei lavori propedeutici nelle commissioni competenti, nelle incontri, e tra l'altro dove io non partecipo perché non sono capogruppo, ma il consigliere Cucunatone, quindi ha sicuramente un'opportunità più di me, più di tanti altri commissari della commissione trasparenza nella conferenza di sviluppo, per rispondere, no, alle domande che lei, che il consigliere stesso, viene comunque a fare nella commissione controllo trasparenza e garanzia. Allora, ha richiesto di intervenire il consigliere Cucunato, le chiedo di essere breve perché dobbiamo andare avanti con i lavori. Sì, sarò brevissimo. Ecco, grazie, no, consigliere Cucunato. Sarò brevissimo, sarò brevissimo, Presidente, giusto per chiarire. Innanzitutto, per chiarire che la relazione annuale
del presidente del municipio, lo abbiamo chiesto in capigruppo e l'ho chiesto, io sono uno dei richiedenti, ci sono anche altri capigruppo in questa commissione e quindi possono testimoniare che abbiamo chiesto questa cosa ed è stata fatta, come dice la consigliera Vaccari. Però io ho chiesto per chiarire e mi rifaccio a quello che stava dicendo lei prima, presidente, prima bisogna seguire la via ordinaria e poi in ultima analisi la commissione trasparenza e garanzia. Ho chiesto anche, proprio per dare il giusto risalto del giusto lavoro e del lavoro buono o meno buono, questo poi lo decideranno praticamente chi segue le commissioni e il tempo, avevo chiesto anche, e concludo, che nella relazione del presidente ci fosse una relazione, così come previsto, contemporanea nella sala consiglio, dove tutti possono ascoltare, perché la consigliera Vaccari, che la martedì prossimo ci presenta diciamo la relazione annuale, la presenta la commissione. È vero che possono partecipare tutti i consiglieri, ma io avevo chiesto di presentarla in consiglio insieme alla relazione. Non lo sentiamo più o sono io che non lo sento? Non lo sento più. No, non si sente. Vediamo in qualche secondo e poi magari se riesce a riprendere con la linea ci daremo opportunità magari più tardi di intervenire. Comunque più un lavoro di conferenza del gruppo e di commissione trasparenza, controllo e garanzia, quindi andiamo avanti e poi magari se il consigliere comunale riesce a rientrare nei lavori vediamo come poter offrire un ulteriore contributo per ascoltarlo. Allora, sono presenti, come diceva prima Maria, a tutti, vediamo. Allora, la dottoressa De Leo e il direttore Iraghi, non so se ci ascoltano, sono presenti? Sì, buongiorno, io sono presente. Dottoressa, buongiorno e grazie mille per aver accettato l'invito. Direttore Iraghi. Perché poi ci dilunghiamo su altre tematiche, non seguiamo il dei lavori, giustamente. Direttore Iraghi, presidente, prego. Sì, grazie presidente. Dato che so come sono oberati gli uffici, io cercherei di liberare il prima possibile la dottoressa De Leo, che è comunque collegata. Il dottor Iraghi, forse non so se ci sentiva prima che il presidente la chiamava, ma appunto andrei insomma subito presidente, veda lei, insomma, ecco, grazie. Approfittiamo per il momento, come giustamente ci dice il consigliere Cerisola, della partecipazione della dottoressa Leo, che nuovamente ringrazio. Allora, come diceva prima Maria, la dottoressa Leo è presente per il piano sociale. Sì, buongiorno, io sono presente e vi chiedo veramente cercherò di essere breve perché sono in ferie e sono fuori Roma, quindi se sentite rumore di bambini sono i miei nipoti, quindi cercherò di essere breve sperando di non disturbare, insomma. Quindi se posso iniziare sarebbe l'ideale, insomma. Allora, la facciamo, allora diamo subito grazie. La parola a lei. Ok, grazie a lei. Grazie. Allora, buongiorno. Piano sociale, quindi la situazione è la seguente. Noi nel 2022 abbiamo iniziato i lavori del piano sociale.
Per necessità non abbiamo atteso le indicazioni di Roma Capitale, perché in quel frattempo, come dire, ancora si stavano cercando di individuare le direttrici del piano sociale cittadino. Ovviamente la nostra esigenza nasceva ed era stata condivisa dalla Giunta, insomma, dalla necessità di pianificare e programmare i servizi con una pianificazione e programmazione di più ampio respiro. Per cui abbiamo avviato nell'ottobre del 2022 con la prima plenaria l'evento del piano sociale, insomma, i lavori nuovi. Il piano sociale sarà, questo piano sociale si chiama Benessere e Territorio verso una nuova programmazione. I lavori del piano sociale, ciao amore, i lavori del piano sociale in realtà sono già terminati, nel senso che noi abbiamo individuato 5 aree tematiche che sono diventati 5 tavoli di programmazione. Perché i 5 tavoli corrispondono ai bisogni che il servizio sociale in quel momento aveva rilevato anche rispetto alle richieste da parte dei cittadini. Però abbiamo voluto dare un po' un valore positivo a questo piano sociale, no? Perché quando si parla sempre di sociale si parla un po', si associa la parola disagio, quindi abbiamo provato a mettere in positivo il lavoro del servizio sociale. E quindi i 5 tavoli che noi abbiamo individuato sono benessere e qualità della vita delle persone anziane e delle cronicità, benessere e qualità della vita delle persone con disabilità, contrasto alle violenze di genere, e abbiamo introdotto però il tema dell'LGBT, perché appunto non volevamo fare un tavolo solo sulla violenza nei confronti delle donne, ma volevamo ampliare la violenza a 360 gradi, visto gli ultimi fenomeni che riguardano un po' tutti gli ambiti, non soltanto purtroppo quello dei femminicidi. E poi il tavolo inclusione e contrasto delle vulnerabilità economiche e sociali, e il tavolo di promozione del benessere per i minori, i giovani e le famiglie. Questi sono stati 5 tavoli. E sono stati scanditi dal mese di novembre al mese di gennaio, novembre 2022, gennaio 2023, degli incontri, in particolare 3 incontri per ogni tavolo. Bisogna dire che la plenaria sono state presenti circa 200 persone, tra parte politica, cooperative, sindacati, cittadini, centri sociali, volontariato, comitati di quartiere, la comunità solidale, i servizi ASL e la presenza del personale del municipio. Nei tavoli c'è stata una grande partecipazione, in media abbiamo avuto circa 25 partecipanti nell'arco dei 3 incontri. Il primo incontro in realtà era un incontro di verifica dell'operato e l'analisi conseguenza dei bisogni, cioè nel senso abbiamo verificato se i progetti in essere dovevano essere rimodulati, rivisti, avevano prodotto dei risultati positivi oppure dalla sperimentazione avremmo dovuto tarare in maniera diversa l'intervento. Il secondo incontro abbiamo fatto un approfondimento sull'analisi dei bisogni e nel terzo incontro invece i partecipanti hanno presentato delle proposte e progetti che poi sono stati valutati sia durante gli incontri, perché ovviamente come ben sapete le presentazioni di progetti possono essere le più disparate, ma quello che abbiamo voluto anche in questo piano sociale è andare a lavorare su progetti realizzabili, cioè non facciamo il libro dei sogni, perché tanto comunque dobbiamo fare i conti con i fondi disponibili, dobbiamo fare i conti anche con i fondi continui che ci arrivano dai vari ministeri, per cui avevamo proprio la necessità di andare a delineare un percorso che fosse molto rimodulabile e anche rivedibile, perché la grossa difficoltà che in questo momento c'è, ma non è una difficoltà, da una parte è una grande forza, è il fatto che arrivino fondi fuori dal bilancio. È come se il servizio sociale avesse 2 bilanci, il bilancio municipale e il bilancio però che afferisce ai vari dipartimenti e anche ai vari ministeri. Per cui l'analisi dei bisogni è un'analisi dei bisogni che deve essere veramente continuamente rimodulabile. Quindi alla fine dei 3 incontri siamo andati a lavorare su dei progetti con un costo minimo per la pubblica amministrazione, cioè che non vanno a gravare sul bilancio, ma che potranno trovare dei finanziamenti anche nei vari fondi ministeriali e quant'altro. Molto si è lavorato sulla sensibilizzazione, molto si è lavorato sul lavoro nelle scuole, perché il tema della violenza, bisogna dire purtroppo, è stato un tema trasversale che ha coinvolto tutti i tavoli di la coprogettazione e la partecipazione un po' di tutti.
Sicuramente, come dire, noi a un certo punto abbiamo dovuto lavorare, andare avanti e produrre anche questa famosa bozza, che c'è, esiste. È una bozza, come dire, come spiegavo ieri all'università, ora vi aggiorno un attimo, è una bozza che sono dei focus relativamente ai bisogni, ma sono anche dei spunti di riflessione, cioè non ci siamo dati il compito di rispondere ai bisogni in maniera rigida, perché ogni giorno il bisogno cambia, quindi non possiamo fare un documento ingessato, è un documento che diventa uno spunto di riflessione un po' per tutti, ok? Da quella lettura, che è una lettura molto semplice, leggibile da tutti e, come dire, anche comprensibile e divulgabile, perché poi la necessità delle persone è anche di leggere i servizi, è un po' uno spunto di riflessione. Che cosa è accaduto nel frattempo? Nel frattempo ci siamo un attimo fermati perché Roma Capitale ci dice stiamo partendo anche noi e come dire, cerchiamo di andare a armonizzare il nostro lavoro con le linee guida del piano sociale cittadino. Quindi il 6 novembre c'è stato un incontro in cui sono state date le nuove direttrici, un po' eravamo, come dire, abbastanza tranquilli che le nostre direttrici in qualche modo corrispondessero a quelle di Roma Capitale, perché mi insegnate che i bisogni sono quelli, sono trasversali su tutta Roma, per cui dalle nuove direttrici di Roma Capitale, che parte dal potenziare le azioni di sistema e la rete dei servizi sociosanitari e degli interventi sociali, noi, come dire, l'abbiamo potenziato con il servizio PUA, quindi è un tema che noi abbiamo trattato perché stiamo lavorando proprio sull'integrazione sociosanitaria. Questo è stato un piano molto lavorato in integrazione con il servizio sanitario e con il servizio ASL. Sono stati al nostro passo ad ogni incontro e come dire, anche nell'analisi integrata ovviamente dei bisogni. Dopodiché abbiamo lavorato sul garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, che in realtà appunto è la seconda direttrice che dà Roma Capitale. La terza è curare a domicilio, quindi l'assistenza domiciliare, proprio per contrastare l'istituzionalizzazione delle persone anziane e con disabilità. Intervenire per prevenire, ma anche lavorare sulla marginalità sociale e la povertà estrema. Contrastare l'isolamento e promuovere le comunità solidali. Rimettere al centro le nuove generazioni, e quindi le famiglie, i minori, i giovani. Rafforzare il sistema di accoglienza delle persone migranti e dei nuovi cittadini e pensare alla città con le persone con disabilità, ma anche attuare nuove politiche intrassessorili. Allora, sicuramente sul tema che mi viene più il dubbio è tutto il discorso della partecipazione dei migranti, ma questo perché? Perché noi siamo un municipio che ha il più basso numero di stranieri, per cui i nostri pochi migranti che sono abbastanza integrati ovviamente tessuto. E per il resto io credo che l'armonizzazione del nostro piano con quello di quello cittadino non dovrebbe creare problemi. Tenete conto che ieri abbiamo avuto un incontro con l'università, durato 3 ore, e con il dipartimento, che hanno voluto un po' che gli raccontassimo come noi abbiamo lavorato su questo ovviamente piano sociale. E quindi anche loro condividevano appunto che le grandi tematiche sono tematiche, non dovremmo fare delle grosse modifiche in realtà, per cui su questo noi siamo abbastanza tranquilli. Sicuramente, come dire, questo piano sociale, ma un po' il piano sociale mette sempre al centro la persona, e la mette al centro proprio nel cercare di pianificare servizi sociali e sociosanitari che promuovano il benessere delle persone. Cioè, quello che noi abbiamo visto è che abbiamo necessità in un territorio così vasto e disomogeneo di creare e implementare i presidi territoriali. Per cui, come dire, siamo riusciti con il lavoro fatto con i fondi del PON Povertà sul Ribello del Biancospino, stiamo lavorando per avviare dei nuovi progetti a Spinaceto. Quindi in realtà, come dire, credo che non si discosterà molto. Io non penso che i tempi saranno lunghi, dobbiamo soltanto verificare le linee guida definitive di Roma Capitale e poi ovviamente andare a lavorare sul quadro nostro economico e andare a lavorare insomma su alcune cose, ma credo che siano delle correzioni veramente molto, molto semplici. Insomma, questo è un po' il quadro generale. Noi purtroppo abbiamo dovuto iniziare, ma adesso ci siamo fermati anche perché il piano sociale cittadino sono i 15 piani sociali, per cui non possiamo insomma dire accelerare in questo momento. Grazie.
Grazie a lei. Sì, eccomi, grazie. Grazie dottoressa De Leo. Hanno chiesto di intervenire i commissari. Prima c'era il vicepresidente del Bellassai, prego il vicepresidente della facoltà. Grazie presidente. Ma vabbè, io ringrazio la dottoressa De Leo per l'ennesima volta. Io ho la fortuna di essere in commissione politiche sociali, quindi questo piano sociale l'ho seguito e ho imparato a comprenderlo sin dall'inizio, devo dire in maniera efficace, grazie proprio alla intensità, ecco, del lavoro svolto dagli uffici, dall'assessore. Confesso anche di aver capito la logica dello sviluppo del piano sociale non da subito, ma in seguito, nel senso che ho partecipato al lancio del piano sociale del nuovo municipio, che fu un incontro molto interessante, però svoltosi ormai molto tempo fa, quindi a un certo punto ho cominciato a chiedermi quando questo piano sociale sarebbe stato effettivamente pubblicato. E, dopodiché, più recentemente, molto più recentemente, partecipando alla presentazione delle linee guida da parte del Comune di Roma, ho capito due cose. La prima era che effettivamente e probabilmente noi eravamo stati troppo veloci. Eravamo partiti molto, molto, molto per tempo, arrivando a definire un documento e al di là del documento, diciamo, il risultato del lavoro dei tavoli in una maniera probabilmente, tra virgolette, prematura rispetto alle linee guida che il Comune di Roma invece ha presentato solo più recentemente. E l'altro è quello che diceva anche la dottoressa De Leo, e cioè che questo è un documento dinamico, se vogliamo, e cioè probabilmente un documento sul quale si dovranno prevedere vari aggiornamenti, perché le esigenze di natura sociale relative al disagio in ogni sua forma o alle necessità delle persone con disabilità, delle persone che insomma che hanno che possono e devono accedere ai servizi sociali, al sostegno del municipio sono variegate, purtroppo devo dire sono anche in aumento. E sono anche diventano sempre più diversificate nella loro natura, perché il disagio purtroppo lo vediamo recentemente con le vicende che riguardano la violenza sulle donne, ma anche i rapporti tra i giovani, insomma, sono veramente dinamiche difficili da seguire e da comprendere e quindi da affrontare. Quindi detto questo, io la ringrazio nuovamente, personalmente non avevo particolare bisogno di questo aggiornamento, però sono contento che l'abbia fatto anche qui, si sia resa disponibile a farlo anche qui in Commissione Garanzia, perché questa Commissione ha un ruolo evidentemente particolarissimo e molto importante, a mio giudizio, nella mia esperienza politica, forse il più importante di tutte, mi verrebbe da dire, che è quello anche della verifica, insomma, dei processi, della verifica delle modalità con le quali l'amministrazione mette in atto le sue politiche. Grazie. No, aggiungo solo che avrei fatto anche la domanda relativa alla uscita ufficiale, data di pubblicazione del documento, ma la dottoressa De Leo credo ci abbia già risposto anche su questo. Temo che il presidente abbia problemi di connessione. Infatti lo vedo uscito dalla seduta. Infatti, probabilmente proverà a rientrare. Adesso vediamo, se no do io la parola al consigliere Cerisola, vediamo. Vabbè, direi che il consigliere Cerisola può intervenire intanto, perché così poi liberiamo la dottoressa De Leo. Sì, grazie presidente. Allora, io innanzitutto ringrazio la dottoressa De Leo per tutto quello che fa lei e tutti gli altri uffici. Sappiamo insomma quanto siete molto professionali e la passione che mettete, la professionalità, la capacità, l'abnegazione insomma che dimostrate lavorando anche quando siete in ferie. Io ricordo, mi piace ricordare un episodio rapidissimo quando tarda sera ho mandato una mail
agli uffici e la mattina alle 7 che accendendo il computer mi sono ritrovato la risposta e nel frattempo la persona degli uffici che avevo interpellato aveva anche già sentito il direttore apicale, quindi questo dà un'idea insomma di quanto siate efficaci e insomma lo spirito di servizio. Passando al consigliere Cerisola. Presidente, ho dato la parola al consigliere Cerisola per evitare di trattenere la dottoressa troppo a lungo. Ha fatto benissimo, era solo per dirvi che ho ascoltato tutti gli interventi, il suo fino all'ultimo, proprio si è interrotta la rete nel momento in cui stavo dando la parola al consigliere Cerisola. Ok, quindi, perfetto. Prego, grazie presidente. Allora, per andare subito al dunque, avrei bisogno di fare una domanda alla dottoressa De Leo. In realtà io già conosco la risposta, però è fondamentale ai fini del verbale che venga appunto chiarita questa cosa. Il piano sociale a cui si sta lavorando entrerà probabilmente in vigore, insomma, prenderà efficacia a metà di questa consigliatura, cioè l'anno prossimo. Quindi la domanda è: ma come fanno gli uffici davanti a tanti bisogni che sono quotidiani e sono impellenti, eccetera, come hanno fatto, come fanno e come hanno fatto in questa prima metà di consigliatura, visto che il piano sociale è in preparazione ma ancora non è pronto? Io ripeto, so già la risposta, ma è finire il verbale, è fondamentale che venga chiarita questa cosa, anche perché abbiamo consigliere la prima esperienza politica e insomma e anche altri cittadini hanno piacere che queste cose siano chiarite. Grazie mille presidente, grazie dottoressa. Allora, come abbiamo detto già prima, il piano sociale è un documento dinamico. Questo perché? Perché in realtà è anche il vecchio piano sociale, che comunque era fino al 2021, in realtà molte cose le stiamo continuando a realizzare. Ok? E questo è normale, cioè quello è un documento, quando noi parliamo di dinamicità, che non è un documento statico, perché vi spiego, sono arrivati nel frattempo, dal 2021, i fondi sulla povertà, quelli legati al reddito di cittadinanza. Allora, noi abbiamo fatto una scelta, ovviamente l'analisi dei bisogni, noi la conosciamo e la viviamo nel nostro lavoro quotidiano. Non è che ci siamo fermati e abbiamo detto questi soldi non li impegniamo perché, come dire, escono fuori del piano sociale. Chiaramente i bisogni del vecchio piano sociale legati alla fascia dei minori, legata alla fascia delle povertà, già c'era perché comunque eravamo nel pieno del Covid, quindi in qualche modo, come dire, avendolo rimodulato e avendolo ogni anno riaggiornato, noi abbiamo realizzato dei nuovi servizi che vanno in continuità e che ci siamo ritrovati come potenziamento di questo piano sociale. Tenete conto che negli ultimi anni arrivano, negli ultimi 2 o 3 anni, arrivano dai ministeri, dai vari ministeri, ma anche dai vari, come dire, dipartimenti di Roma Capitale, fondi su bisogni ad hoc. L'esempio più, come dire, che vi posso fare è quello che abbiamo vissuto in questi giorni. No, ad agosto sono arrivati i fondi per i poli civici, sono arrivati i fondi per aprire uno sportello LGBT. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Ovviamente abbiamo, come dire, preso la palla in balzo, abbiamo impegnato quei fondi e abbiamo avviato dei nuovi servizi. Sicuramente, come dire, questo ci permette nella dinamicità e di fare dei piani sociali che siano dinamici, di poter ogni volta che arriva un fondo ad hoc specifico, andare a rimodulare le attività. Certo, è normale che l'esigenza per cui siamo partiti un po' prima rispetto agli altri, rispetto a tanti municipi, noi siamo partiti prima, forse siamo soltanto noi e l'ottavo, era proprio la necessità di dare una cornice normativa alla pianificazione. Ok? Per cui ci immaginiamo che questo nuovo piano sociale, come vi dicevo prima, è un momento, è più un documento di spunti di riflessione, che magari andremo a, come dire, a realizzare più avanti, quando ci saranno dei fondi specifici che ci arriveranno. Okay? Sicuramente l'idea qual è stata però? Non andiamo a costruire dei progetti dove noi sappiamo che ad oggi i fondi non li abbiamo. Proprio per evitare di, come dire, dare delle aspettative che non saranno realizzate, ma anche un perché la necessità che è nata da questo piano sociale è proprio sensibilizzare cittadini, sensibilizzare scuole, sensibilizzare famiglie. Quindi quello è stato il focus fondamentale.
E ovviamente l'altro focus fondamentale che ci vuole del tempo per realizzare è proprio presidiare il territorio, perché essendo un territorio molto accentrato con gli uffici verso il centro, dobbiamo provare ad arrivare e a raggiungere le periferie più estreme. Quindi quello che dico io è sempre questo, cioè i piani sociali sono dei documenti molto dinamici, magari non riusciremo come dire, a raggiungere tra un anno, due anni quello che ci siamo prefissato, forse lo raggiungeremo più in là, però i bisogni sono tendenzialmente, sì è vero che cambiano, ma la base, la povertà economica, la povertà educativa, sono bisogni che abbiamo da anni su questo territorio, quindi non sono bisogni nuovi. Sicuramente adesso c'è il bisogno di andare ad affrontare delle tematiche un po' più ampie, ad andare ad incidere su alcune tematiche, no? Relativamente alla violenza. Ma sapevamo già che il tema della violenza era un tema importante. Sicuramente quello che ci preoccupa adesso è che la violenza viene attuata dai più giovani. No. E quindi sicuramente, come dire, dobbiamo andare a capire che cosa sta accadendo. Sicuramente, come dire, bisogna andare a lavorare sulle famiglie, perché quello che dicevo l'altro giorno all'intervento è vero, la scuola può fare un pezzo, ma le famiglie, perché i modelli educativi violenti si acquisiscono in casa, si acquisiscono nei linguaggi in televisione, si acquisiscono a scuola, si acquisiscono, in alcuni contesti che possono essere anche fuori dalla famiglia, ma è la famiglia che deve decodificare. Per cui, come dire, in questo momento il focus è perché la violenza viene attuata dai ragazzi più giovani. Quindi spero che vi abbia risposto, insomma, consigliere. No, grazie, dottoressa De Leo. Ha chiesto di intervenire la consigliera Vaccari. Prego, consigliera Vaccari, a facoltà. Consigliera Vaccari? Mi sentite? Adesso sì. Allora, innanzitutto ringrazio la dottoressa De Leo perché sappiamo bene con quale cuore lei mette nel suo lavoro e quindi ha risposto egregiamente. È ovvio che il piano sociale è un piano sociale che cambia. Ovviamente se ricordiamo il periodo della pandemia e il post pandemico ha sicuramente cambiato magari un piano sociale fatto in precedenza dalla precedente amministrazione, perché non c'era la pandemia, o se c'era era all'inizio, quindi non si poteva sapere che cosa quali strascichi poteva portare. Ora li stiamo incominciando a vedere, io credo che li stiamo semplicemente iniziando a vedere ora, ma alcune cose si aggraveranno, speriamo di no, ma alcune cose si aggraveranno, altre magari riusciamo a prenderle in anticipo. Per quanto riguarda anche il contrasto alla violenza, e qui parlo a violenza di genere, non soltanto alla violenza contro le donne, anche se ovviamente in queste giornate è il focus principale visti gli accadimenti, ma soprattutto perché poi c'è anche la giornata internazionale che è domani. Vanno comunque trattati e vanno rivisti anche in funzione di come si evolve, giustamente come diceva la dottoressa De Leo, di come si evolve anche la violenza nei territori. Stiamo vedendo che l'età purtroppo si sta abbassando, quindi come diceva lei bisogna intervenire sì, sicuramente sui giovani, su una cultura che deve cambiare, altrimenti le donne continueranno a morire per mano di uomini violenti, ma bisogna anche intercettare le famiglie, perché anche i comportamenti delle famiglie devono cambiare, come devono cambiare gli atteggiamenti dei giornalisti, come devono cambiare gli atteggiamenti degli avvocati, come devono cambiare gli atteggiamenti dei magistrati, quindi anche dei parlamentari stessi, perché a volte usare delle terminologie esatte anche nel
riconoscere femminicidio o non femminicidio, secondo me è importante. Quindi c'è tanto, sicuramente c'è tanto lavoro su questi temi, ma non solo. Quindi grazie di nuovo alla dottoressa Di Leo che ha ben spiegato quello che insomma l'amministrazione sta facendo, che gli uffici fanno e che soprattutto sono al passo coi tempi che cambiano continuamente. Grazie. Grazie consigliere Vaccari, grazie a tutti i consiglieri che sono intervenuti, non vedo altri diversi interventi, ma lasciamo qualche secondo per poter anche agli altri commissari di poter chiedere di intervenire. Diciamo che è un'opportunità per me, insomma, avere questi secondi per ringraziare nuovamente la dottoressa Reum, ma tutti gli uffici che lavorano nel sociale. Io l'ho sempre detto, e il commissario, diciamo, chi mi conosce, è testimone in questo, i nostri uffici, tutti, mi fa sempre dire che non siamo secondi a nessuno, ma quando parlo dei nostri uffici delle politiche sociali, dico in modo molto chiaro che siamo i primi. Io ho avuto la fortuna, sono al quarto mandato, e solo in questo mandato non sono un commissario della Commissione dei sociali, ma mandati qui. Comunque, come possiamo dire, appena ho l'opportunità di trattare gli argomenti, che mi è sempre un onore farlo, perché sono molto sensibile alla dottoressa, insomma, da quanto abbiamo lavorato in questi anni sulle politiche sociali. Quindi conosco personalmente tutti, per me è proprio un ringraziamento sentito alla dottoressa Leo e a tutti i suoi colleghi per il lavoro che hanno sempre fatto e che continuano a fare e a svolgere dando il massimo in tutto, essendo secondo me, e lo ribadisco, l'ho sempre detto, il migliore di tutta Roma. Quindi non entro nel merito perché è sempre molto chiara, ma seguiamo insomma queste politiche da molto tempo, quindi conosciamo bene insomma le problematiche. Mi aggancio soltanto su questa, sull'ultimo intervento della consigliera Vaccari. Purtroppo il problema, diciamo, dell'abbassamento dell'età è veramente preoccupante. Poi la dottoressa sa, diciamo, in particolar modo vivo il territorio, vivo anche il quartiere e le periferie. Su questo abbiamo lavorato tanti sopralluoghi, anche con la dottoressa Santa Paroba, quanto lavoro c'è stato e quanto abbiamo fatto. E l'abbassamento dell'età è veramente preoccupante, quindi io ringrazio gli uffici di quanto hanno fatto e stanno continuando a fare veramente con tutto il cuore, perché con tutto il cuore che mettono loro nel loro lavoro. Prego, dottoressa De Leo, grazie di intervenire. Io vi ringrazio tantissimo a nome di tutti gli uffici, perché insomma ogni commissione ricevere come servizio sociale complimenti a noi ci fa del bene, perché veramente siamo una squadra molto forte, nel senso che veramente rispetto a questo stiamo cercando di rispondere tempestivamente e in maniera integrata a tutti i bisogni, che sono complessi, sono tanti, però l'idea insomma di cercare di arrivare anche oltre e di stare in trincea, lo sapete, lo facciamo da anni. Siamo fortunati, insomma, anche perché ci ascoltate, e questo non è una cosa di poco conto, insomma, abbiamo sempre il supporto di tutti, e questo ci permette insomma di andare avanti. Quello che ci sta muovendo, per questo quando vi dico del piano sociale, che deve essere un documento come uno spunto di riflessione, è che appena arriva anche un solo fondo, noi facciamo i salti mortali per impegnare fino all'ultimo centesimo. Questo perché? Questo perché i fondi spesi sono servizi per i cittadini, ma sono ancora di più lavoro per tutti gli operatori del sociale che lavorano nelle cooperative. Quindi insomma, questo è, stiamo cercando di fare del nostro meglio. Magari sbagliamo anche noi, però chi lavora sbaglia. Grazie veramente a tutti. Assolutamente sì, chi lavora sbaglia, ma voi diciamo siete quasi alla perfezione insomma del vostro lavoro. L'ho sempre detto, lo ripeto, mi fa piacere avere l'opportunità di ripeterlo nuovamente anche a lei, ma credo mi ha sentito molte volte insomma dire queste, in quattro mandati molte volte, diciamo, riconoscere questo gran lavoro che è vostro e gran cuore che ci mettete.
Allora, dottoressa De Leo, ha chiesto di intervenire il consigliere comunale, non so se l'argomento, quindi magari le chiedo di aspettare qualche secondo in più. Consigliere comunale, assolutamente prego. Sì, non c'è nessun problema. Guardi, è solo per una domanda. Innanzitutto mi associo a quanto detto dal Presidente sull'ottimo della dottoressa Vaccari, della consigliera Vaccari, su quello che avete fatto negli anni e quello che si sta vedendo come lavoro. Io però volevo fare una domanda proprio specifica, visto che poi non emerge dall'analisi. La percentuale dei fondi relativi praticamente al Comune di Roma e quelli che siete riusciti attraverso un lavoro di coordinamento, di rimodulazione, di progettazione, di partecipazione a trarre al municipio attraverso praticamente le tantissime varie iniziative da parte della regione, città metropolitana, governo, eccetera, eccetera. Io ce l'ha lei una percentuale 50-50, 30-80, perché questo è anche importante sapere. Allora, la percentuale specifica non ce l'ho, però ieri mentre abbiamo fatto questo incontro con l'università, quello che è emerso dagli uffici amministrativi è che noi abbiamo impegnato il 92% di tutti i fondi che sono arrivati al sociale. Il 92% è veramente tanta. Bisogna dire che tutti i fondi dei vari ministeri sono stati tutti impegnati. Gli ultimi 500.000 euro li stiamo impegnando proprio in questi giorni, che sono legati al contrasto alla povertà e sono fondi che se non li impegniamo entro dicembre con un creditore certo li avremmo comunque persi e non saremmo riusciti a dare continuità dei servizi. Siamo l'unico municipio che sta riuscendo ad impegnare anche questi fondi, però ieri sentivo una percentuale di circa il 92%, magari mi accerterò anche meglio e le farò assolutamente sapere, insomma. Sì, questo è un fatto molto positivo che avete impegnato tutti, però se le dico che il 70% di questi fondi vengono dai ministeri, dalle progettazioni che fate voi attraverso la partecipazione a bandi, è veritiero questo dato? No, il 70% no. Io le posso dire che io, che sono la posizione organizzativa del settore tecnico 1, lavoro solo con i fondi dei ministeri e dei dipartimenti ed è circa 1,2 milioni, insomma, di fondi che spendo ogni anno, quindi è impegno. Quindi la percentuale gliela posso far sapere magari dalla parte amministrativa cercando di fare un calcolo un po' più preciso. Però le posso dire che il 1,2 milioni euro che ci arrivano dai vari ministeri noi li impegniamo tutti, insomma, ogni anno per dare continuità ai servizi. Però sulla percentuale più specifica magari le faccio sapere, assolutamente. Va bene, grazie. Grazie a lei. Non sento più. Allora, grazie a tutti i commissari e grazie di nuovo alla dottoressa De Leo, che vi liberiamo, gli auguriamo un buon weekend, ci sentiamo alla prossima. Grazie. Commissione. Buon lavoro, grazie ancora. Grazie anche a lei. Allora, non so se abbiamo collegato il direttore Raghi. Direttore. Allora, Maria, se gentilmente possiamo sentire la direzione per fargli presente che siamo collegati, che possiamo iniziare i lavori, insomma, con sì. Il direttore. Provo a chiamare. Grazie. Non sospendo perché almeno poi dopo, diciamo, i lavori sono molti, cerchiamo di essere il più fluidi possibile. Perché gli argomenti in realtà ne sono tanti. Allora, mi stava dicendo Claudia che praticamente lui è stato lì presente
dalle 9:30. Forse ha un problema di collegamento, sta andando lei a cercare di risolverlo. Mi avete sentita? Sì. Ok. Sì, Maria, ti ho sentito. Allora, okay. Non so se vogliamo sospendere per 5 minuti di contatto e rimanere in linea. Forse conviene rimanere in linea perché magari si collega subito. Sì, perché magari... Infatti, mentre io parlavo con Claudia, sentivo lui che diceva ci sono, ma attraverso il telefono. Ok, perfetto. No, no, allora rimaniamo collegati perché... Siamo alle 10:30, non vorrei che poi... Io ho provato a mettere anche il video, purtroppo poi dopo cade la linea e non si sente anche il vocale, quindi devo continuare così, per rispetto insomma ancora più l'ufficio, ho cercato di essere presente anche in video, ma non la rete purtroppo non va. È rimasta l'icona della dottoressa De Leo, non so se è ancora collegata. No. Ecco, dottore Amori. Direttore Raghi, si sente?
Allora, Presidente, un attimo di pazienza che sono al telefono con Claudia e sta cercando di collegarsi con un altro PC. Sono in tempo reale praticamente. Allora, poi a terzo punto ci sarebbero una direttiva, una delibera e una memoria. Presidente, forse potremmo cominciare con gli atti perché magari guadagniamo un po' di tempo, non so. Allora, se siete d'accordo passiamo al terzo punto all'ordine dei lavori, esame degli atti, come proposto dal vicepresidente Ballastrai. Ok. Mettendo parte dei commissari. Poi Maria ci interrompe più in qualsiasi momento il direttore. Sì, adesso stanno provando ad accedere con qualsiasi mezzo, tablet, iPad, però loro sentivo in tempo reale. Al momento di cliccare mi diceva è impossibile raggiungere la connessione e quindi stanno provando con altri ausili. Ha detto andate avanti, appena riesce mi richiama. Va bene. Allora, passiamo al terzo punto dei lavori, così come concordato con la Commissione, richiesta dal Vicepresidente Barassa e concordato anche con la Commissione. Allora, deliberazione numero 28 del 2023, con protocollo del 17 novembre 2023, CM 14.1.06, deliberazione oggetto approvazione del protocollo di intesa tra l'istituzione Biblioteca di Roma Capitale e Municipio Roma 9. La lettura dell'atto, messo che il municipio romano verde muove la cultura in maniera attiva, attraverso attività di ricerca e approfondimento del territorio, divulgazione e didattica rivolta ai cittadini con particolare riguardo ai giovani e alle scuole, stimola le reti di collaborazione tra le associazioni culturali presenti per veicolare ed alimentare il senso di cittadinanza e cooperazione. Il municipio Roma 9 euro presenta figuratività uniche rispetto agli altri municipi romani, in particolare ospita da 20 anni una manifestazione più libri, più libri, più liberi alla Nuvola, e dell'insegnamento della nostra amministrazione promuove ogni anno a settembre festa della lettura e della letteratura dal titolo 9 da leggere, che l'istituzione biblioteca di Roma Capitale promuove e garantisce tutta la cultura e la informazione allo scopo di favorire la crescita civile e culturale della comunità cittadina. L'istituzione biblioteca opera attraverso una rete di biblioteche distribuite nel territorio di Roma Capitale e nello specifico presente nel municipio di Roma 9 euro con due biblioteche, la biblioteca del Paolo Pasolini e la biblioteca Laurentina.
Il direttore, scusate, il direttore è entrato. Ok, sì, sì, buongiorno, mi sentite? Perché il problema ero entrato anche da prima, il problema è che non ci, mi sentivate, infatti ho sentito dalle 9:30 che sono collegato. Sì, la vedevamo, grazie direttore. Allora, stavamo andando avanti con i lavori, ma interrompiamo, riprendiamo dal secondo ordine dei lavori, quindi audizione del direttore. Allora, ci scusiamo direttore di averla fatta attendere così, prendo i documenti, così intanto. Eccolo qui. Proviamo a mettere anche il video. Allora, direttore, ringraziamo per essere presente. Diciamo, da parte del presidente della commissione era diciamo, doveroso da parte nostra, di là diciamo, dei compiti degli atti, no? Per cui l'abbiamo convocata, di invitarlo in commissione per augurargli un buon lavoro da quando è stato diciamo, nominato come direttore facente. Ancora non l'avevamo invitato in commissione per fargli questo augurio personale da parte del diciamo da parte personale mia, da parte della commissione giusta, quindi proprio l'opportunità per fare questo prima di iniziare con i lavori. Poi riguardo a il motivo per cui l'abbiamo chiamata, la scorsa settimana è stato fatto un incontro propedeutico in queste ultime settimane attraverso Maria, che ringrazio, ha avuto modo insomma di avere tutta la documentazione per poter rispondere e fare riportare insomma a questa commissione anche i dovuti chiarimenti sui dubbi dei commissari che hanno evidenziato per chiedere questo incontro. Quindi io darei subito in accordo insomma con i commissari, che non so se vogliono intervenire prima loro, visto che c'è stato un incontro propedeutico, lei sa di cosa stiamo parlando e all'elenco dei commissari di cui vorremmo comunque avere gli alimenti, dare subito l'opportunità anche per non rubargli altro tempo a lei per fare insomma un'illustrazione di tutte i quesiti che gli sono stati posti la scorsa settimana e in queste settimane anche attraverso i nostri uffici. Grazie di nuovo direttore, prego, a facoltà. Sì, buongiorno a tutti. Appunto, che ordine del giorno ci diamo? Perché gli argomenti erano allora almeno tre. Il primo problema è quella della risposta alle interrogazioni. Poi c'era un secondo problema legato al potere di indirizzo del Consiglio Municipale, in particolare delle mozioni, e un terzo argomento era relativo invece ad alcune memorie, atti di indirizzo approvati dalla giunta municipale. Ecco, se non erro erano questi i tre, tre aspetti. Sono questi, inizi lei in base a come diciamo si è impostato il lavoro per rispondere alla commissione, però ha chiesto di intervenire il consigliere Cesola, non so se c'è qualche interruzione a quanto l'ha detto. Quindi diamo diciamo, la parola al consigliere Cesola in modo da poter integrare questi argomenti. Prego, consigliere Cesola, a facoltà. Sì, grazie presidente, grazie direttore. Il direttore ha detto benissimo su quali sono i temi che avremo piacere appunto di approfondire con lei, direttore. In realtà ce ne sarebbe anche qualcos'altro del tipo attuazione degli indirizzi, cioè la giunta che cosa fa concretamente per mettere a terra, insomma, tanto per capirci, per attuare quello che è stato deliberato. Però dato che finalmente la giunta relazionerà al Consiglio e visto anche i tempi stretti, insomma, nel senso che grazie della disponibilità del direttore che era presente oggi tutto il giorno e anche nella seduta precedente, lo possiamo lasciare in secondo piano perché insomma, gli altri temi sono sicuramente pressanti, per approfondirlo poi in seduta di Consiglio martedì prossimo, ma se ci fosse tempo anche questo insomma riguarda senz'altro argomento della commissione. Grazie presidente, grazie direttore. Grazie a lei consigliere Cesola, quindi diamo opportunità al direttore, così come l'ha impostata lei insomma direttore, segua
esattamente come l'hai elencato prima, insomma, i lavori. Prego, stavolta. Io comincerei, appunto, poi c'era anche l'argomento del piano di zona, ma vedo che è stato poi relazionato bene dalla dottoressa De Leo, quindi questo lo diamo già chiaramente per discusso. Per quanto riguarda invece, cominciamo quindi dalle interrogazioni, perché ci sono appunto numerose interrogazioni che giacciono senza risposta o vi sono appunto risposte sostanzialmente non esaustive. Con la dottoressa Anastasi abbiamo un attimino visto e letto sostanzialmente queste interrogazioni. Quindi, e tra l'altro abbiamo visto, ma penso che lo sappiate anche voi, lo conosciate anche voi, il regolamento del municipio. Ecco, la prima problematica che abbiamo sostanzialmente visto è che sostanzialmente nelle interrogazioni si chiedono sostanzialmente informazioni, mentre l'interrogazione dovrebbe essere più una richiesta sugli intendimenti dell'amministrazione. Quindi la prima cosa che sicuramente va fatta è che quando vengono chieste informazioni di farlo direttamente agli uffici, perché gli uffici hanno un obbligo di risposta, l'accesso agli atti, la legge 41, c'è un quadro normativo molto sostanzialmente non attivato, molto stringente, che detta anche i tempi sostanzialmente di risposta, che invece le interrogazioni vere e proprie, basta leggere la definizione appunto di interrogazione che dà il nostro regolamento municipale, sostanzialmente sono una richiesta di informazioni, ma molto più di tipo politico. Quindi bisogna sostanzialmente cominciare a scindere i due concetti, le informazioni che danno gli uffici e gli intendimenti. Adesso sto cercando proprio la definizione di interrogazione che dà il nostro consiglio, e occorre sostanzialmente, secondo me, cominciare a scindere le due cose. Ecco, l'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per sapere se una determinata circostanza sia vera, se alcuna informazione su un fatto sia pervenuta al presidente del municipio o alla giunta, se tale informazione sia esatta, se la giunta e il presidente del municipio intendano comunicare al consiglio determinati documenti o avevano preso o intendono prendere alcuna risoluzione su determinate materie, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione municipale. Quindi, secondo me, c'è questa sfumatura che è molto importante, perché il problema è che sostanzialmente sulle interrogazioni non esistono sostanzialmente, anche a me spiace, obblighi di risposta, perché è una materia che compete più sostanzialmente, che rientra nella diciamo più nella sfera politica che in quella amministrativa. C'è tra l'altro un parere risale al 2010, quindi un parere della segreteria generale sulle interrogazioni per mancata trattazione per assenza dell'assessore competente, e il segretario direttore generale del 2010 non è firmata, però si può eventualmente anche questa ricostruire, sostanzialmente dice in base in pratica alla richiesta di una mancata risposta per assenza dell'assessore, e su un piano eminentemente politico sottratto per definizione ad ogni possibile o di diretto intervento dello scrivente, che pertanto devono essere cercate possibili soluzioni ed eventuali problemi di coordinamento istituzionale tra giunta e assemblea, nella consapevolezza che solo il reciproco e pieno riconoscimento del ruolo che di detti organi può consentire, proprio attraverso il dialogo continuo e il confronto diretto tra essi, di assicurare la necessaria coesione dell'attività dell'ente. Quindi c'è proprio questa problematica critica che sostanzialmente però rientra nell'ambito politico più che in quello amministrativo. Cosa diversa invece è
un accesso agli atti, una richiesta di informazioni o di atti da parte del consigliere municipale, che chiaramente è blindata, cioè entro i termini stabiliti, fatto salvo oggettive difficoltà o la necessità di interrompere i termini, devono appunto i consiglieri municipali ricevere sostanzialmente una risposta. Il problema delle interrogazioni, adesso mi allargo un attimino la panoramica, se penso ne abbiate conoscenza, avviene anche a livello parlamentare, dove il parlamentare che non è soddisfatto di una risposta data di massima dal rappresentante del governo si dichiara soddisfatto o non soddisfatto della risposta sostanzialmente ricevuta. Quindi in prima battuta appunto il punto di riferimento è senz'altro il Presidente del Consiglio, che è il garante di tutto il Consiglio Municipale, e tra l'altro appunto anche io ho visto che nel prossimo ordine del giorno vi è sostanzialmente una relazione da parte del Presidente. Nel regolamento capitolino del Consiglio Comunale, che però non è stato recepito dal regolamento del Municipio, al Presidente del Consiglio sostanzialmente credo che sia l'articolo 108, recuperare, per esempio, ecco sì, l'articolo 108 del regolamento, però capitolino: il Presidente riferisce trimestralmente al Consiglio sulla situazione relativa alle interrogazioni ed interpellanze presentate nel periodo che intercorre tra la data oggetto dell'ultima comunicazione e il trentesimo giorno precedente quella in atto. In particolare comunica al Consiglio A. il numero di interrogazioni ed interpellanze ripartite per componente della Giunta cui sono state indirizzate e per gruppo consigliare proponente. B. quanto hanno ottenuto risposta secondo la medesima ripartizione di cui alla precedente lettera A. C. a quante non è stato possibile rispondere per l'assenza dei proponenti, specificando le normative degli stessi. Quindi nel regolamento capitolino c'è una norma di garanzia proprio per interrogazioni e interpellanze, che però non è stata sostanzialmente recepita nel nostro regolamento, perché appunto interrogazioni e interpellanze, come sostanzialmente aveva ben, secondo me, indirizzato il segretario generale in questa risposta, che poi vi posso far tranquillamente avere, ci mancherebbe altro, riporta appunto nell'alveo della discussione sostanzialmente politica, e quindi è attraverso gli strumenti sostanzialmente politici che questa problematica va risolta, però anche riformulando, secondo me, in maniera differente, non tutte, perché ce ne sono alcune che hanno proprio la forma dell'interrogazione, cioè chiedono qual è l'intendimento dell'amministrazione su questo determinato argomento piuttosto che su quest'altro fatto, e lì sostanzialmente chiaramente ci deve essere una risposta politica, che a mio parere non necessita neanche dell'intervento degli uffici, perché non è che gli uffici devono dare un supporto all'assessore, perché è l'assessore che dà l'indirizzo politico. Quindi se si chiede, l'assessore ai servizi sociali ha intenzione di promuovere delle campagne contro il femminicidio, non è necessario che la dottoressa Laurelli chieda all'ufficio se ci sono delle campagne, perché è l'assessore che deve rispondere in questo senso. Cosa diversa invece, come appunto abbiamo visto in alcune interrogazioni, risposte che sono informazioni che però non avvengono ai sensi della 241 e delle leggi successive che si sono in pratica susseguite. E comunque anche a mio parere è appunto la dimensione quella politica, e il garante è il Presidente del Consiglio, come tra l'altro riconosce bene l'articolo 108 del regolamento capitolino, dove demanda al Presidente del Consiglio di fare puntualmente trimestralmente il punto della situazione, e di farlo tra l'altro in una seduta pubblica del Consiglio capitolino, cioè non nella commissione capigruppo o in una commissione. Questo appunto per quanto, ecco, poi chiaramente ho anche predisposto una bozza di nota da inviare agli assessori, al presidente, anche agli uffici, dove sostanzialmente si sollecita e si elencano le interrogazioni a cui sostanzialmente non è stata data risposta. Ho aspettato appunto
questa commissione e settimana prossima, se non ci sono ulteriori richieste di chiarimento, di integrazioni, sostanzialmente ci sarà questa nota, verrà sostanzialmente indirizzata appunto agli organi politici sollecitando sostanzialmente una loro risposta. Tra l'altro ci sono anche delle risposte che secondo me tutto sommato non sono neanche difficili da formulare perché sono intendimenti, cioè non viene chiesto quanti, non so, faccio un esempio magari un po' banale, quanti tombini ha il municipio 9, dove sostanzialmente sarebbe anche abbastanza difficile andare a contarli, a verificarli, quindi ci vuole comunque un lavoro. Se la domanda è se l'amministrazione ha intenzione di sostanzialmente pulire le strade e i tombini, l'amministrazione può rispondere sì o no, sicuramente, oppure lo faremo nel 2024, quindi una risposta più politica che tecnica. Ecco, non so, io avrei terminato, se ci sono appunto chiarimenti, non ci sono problemi appunto ad aprire la discussione e a cercare sostanzialmente di essere costruttivi, anche perché tra l'altro negli atti fondamentali di Roma Capitale, a partire dallo statuto e anche sul regolamento del decentramento, non vi è un articolo, a differenza ad esempio del 267, che l'articolo 42 enuncia chiaramente quali sono le competenze del consiglio, di un consiglio comunale, in questo caso capitolino per Roma Capitale, ma non esiste un articolo né nello statuto né nel regolamento del decentramento, ma se non è più da statuto che da regolamento, dove vengono enunciate in maniera chiara le competenze sostanzialmente dei 15 consigli municipali che Roma Capitale ha. E questo diventa anche difficile, tra l'altro, ricostruire bene, a parte il potere, a parte i pareri, perché vabbè, quello è sicuramente il compito principale e chiaramente l'indirizzo politico, ma è anche difficile sostanzialmente individuare esattamente le competenze precise dell'assemblea municipale, cosa invece che chiaramente non avviene per l'assemblea capitolina, che ha compiti sostanzialmente specifici e ben individuati. Quindi occorre poi tutte le volte fare anche un lavoro di ricostruzione, perché sostanzialmente il decentramento di Roma Capitale è ancora un decentramento di tipo burocratico, non è un decentramento di tipo politico amministrativo, è un mero, a mio parere, decentramento burocratico, dove sostanzialmente è ancora il centro che conserva gran parte delle prerogative. Allora, grazie direttore, non so se ha finito. Sì, io avrei finito. Chiaramente, ecco, anche aspetto, la discussione è particolarmente interessante, soprattutto in questo momento dove è aperta una discussione per rafforzare il potere le prerogative dei municipi, di cui rientrano chiaramente, in cui rientra anche questo argomento. Poi eventualmente, se volete, ho fatto anche un approfondimento che riguarda le mozioni, possiamo o parlare adesso di questo o aprire poi successivamente alla chiusura del problema delle interrogazioni, quello delle mozioni, che è ancora un po' più, che è ancora più, che è collegato e che sostanzialmente è ancora, secondo me, più importante. Ok, allora su questo magari abbiamo visto che ha alzato la mano il consigliere Gisola, l'opportunità al consigliere stesso di poter intervenire, e poi se è possibile, credo che interessa insomma la commissione anche approfondire con le mozioni, come diceva lei direttore. Adesso facciamo intervenire prima il consigliere Cesaro e poi magari facciamo l'ulteriore approfondimento. Grazie. Prego, consigliere Cesaro, a facoltà. Sì, grazie presidente. Allora, grazie presidente e grazie al direttore che si è collegato dalle 9:30, poi ci sono stati problemi di connessione, però insomma grazie per la sua disponibilità a partecipare a questa commissione. Quindi se ha partecipato può darsi che abbia anche sentito il verbale che è stato letto delle sedute precedenti, ma comunque insomma in sostanza io ho ribadito che non
che avrei voluto che il direttore fosse presente subito, fosse convocato subito immediatamente il 6 ottobre quando è sollevato il problema, però insomma non è responsabilità né degli uffici né del direttore se poi la convocazione, insomma, per la convocazione pratica è stato contattato poi nel mese successivo a novembre. Quindi, insomma, ecco, grazie che qua. Per quanto riguarda la questione, noi, oltre che un regolamento municipale, quello capitolino di riferimento, il regolamento del decentramento, eccetera, noi abbiamo anche una legge superiore che, appunto, lei citava, il 267. È il testo unico degli enti locali, che è una norma nazionale, e l'articolo 43 è molto chiaro sui diritti dei consiglieri. Lo vado a leggere anche ai fini del verbale, quindi sto citando l'articolo 43 del testo unico degli enti locali, TUEL, che dice, comma 1, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate, eccetera, eccetera, e di presentare interrogazioni e mozioni. Poi, comma 2, come diceva il direttore, i consiglieri hanno diritto a ottenere dagli uffici, anche dalle aziende e enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, eccetera. Comma 3. Il sindaco o insomma chi per lui, assessori dei delegati, rispondono entro 30 giorni. Ora qua c'è scritto 30 giorni, noi abbiamo scritto 20 giorni lavorativi, quindi stiamo parlando della stessa scadenza. Quindi dicevo, comma 3 dell'articolo 43, che quindi chiedo via venga messo a verbale, articolo 43, comma 3 del TUEL, dice rispondono alle interrogazioni, quindi entro 30 giorni, qua dice entro 30 giorni di calendario, quindi che corrispondono ai 20 lavorativi che abbiamo nel nostro regolamento municipale, rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Quindi non è che c'è scritto che possono o che insomma non ci sono obblighi, c'è proprio scritto rispondono, quindi devono rispondere. Ora nell'elenco che ho molto preciso che ho mandato c'è scritto che le risposte sono quasi tutte arrivate oltre i termini, due sono arrivate con oltre un anno di ritardo, non oltre un anno, ma oltre un anno di ritardo, quindi un anno, un mese e qualche giorno, contengono frasi che 10 su 16 di queste interrogazioni, la risposta scritta che ho presentato anche a firma mia, contengono frasi del tipo le faremo sapere, aggiorneremo tempestivamente, eccetera, ed è passato un anno da quando mi hanno scritto queste frasi, quindi la risposta nei fatti non c'è stata. Ecco, quindi se stiamo disturbando il direttore sapendo che ha un sacco di impegni pressanti, delicati, eccetera, è perché gli chiediamo come garante della regolarità amministrativa queste prerogative dei consiglieri stabiliti non solo da norme locali, regolamentari, eccetera, ma da norme nazionali siano tutelate. Ecco, perché appunto ci sono degli obblighi molto precisi e quindi d'accordo che alcune cose possono essere richieste agli uffici, però se lo chiediamo alla Giunta è perché chiediamo una risposta politica e la Giunta ce la deve dare. Poi può dire, come ha detto lei, può rispondere nella maniera che crede, ma insomma quando viene investita di una domanda è chiaro che per legge insomma è tenuta anche a dare la risposta. Ora è evidente che, ma non ne do responsabilità certo al direttore che è facente funzione da poche settimane, insomma, però è evidente che avendo acquisito nel corso della nostra attività istituzionale riscontri, dubbi, perplessità, eccetera, tali da rilevare possibili, presunte irregolarità, è chiaro che a questo punto noi già da prima possiamo esserci
legittimamente attivati per ottenere valutazioni da altri organi competenti. Quindi è evidente che, se si risolve qua bene, se non si risolve, non si cambia registro, è chiaro che poi le conseguenze saranno direttamente legate a quello che succederà o non succederà o come succederà. Quindi ecco, noi ripetiamo che abbiamo la richiesta di avere una garanzia rispetto alla legittimità amministrativa dell'operato, per appunto vogliamo capire se ci sono fondamenti giuridici al fatto che la giunta appaia che voglia derogare a vincoli, quindi c'è scritto che non può procedere a un ulteriore rinnovo, invece procede, c'è un indirizzo politico del Consiglio, invece la Giunta decide di fare diversamente, anche in termini provvisori, voglio dire, cioè, sappiamo che in Italia non c'è niente di più definitivo del provvisorio, ma cioè, se si ritiene che una situazione debba essere modificata anche provvisoriamente, ma non ho capito, ma perché il Consiglio non dovrebbe essere investito? Allora, che non ci sia decentramento pieno, siamo tutti d'accordo, è vero, però il municipio esiste, ha dei compiti precisi, stabiliti da norme e regolamento. Se si ritiene che non ha questi compiti, chiudiamolo, risparmiamo i soldi, risparmiamo tanta fatica, facciamo contenti anche i nostri datori di lavoro a cui sottraiamo tempo ed energie, e chiudiamolo. Non vedo allora perché sono stati dati aumenti delle indennità al presidente di municipio e agli assessori se si ritiene che il municipio non abbia influenza, non abbia compiti incisivi, insomma. Quindi, l'altra cosa che da capire, se ci sono delle forme giuridiche previste per gli atti, quindi delibere, risoluzioni, emozioni per quanto riguarda gli atti consigliari, delibere, ordinanze, memorie, direttive per quanto riguarda gli atti della giunta, è chiaro che c'hanno un motivo. Allora, usare una memoria che è meramente un atto così di intendimento, di auspicio, per dare delle direttive agli uffici non si può fare, ci deve essere qualcuno che lo fa notare e lo dice. Noi in Commissione Trasparenza abbiamo sottolineato queste cose, abbiamo sottolineato come si fa a disporre delle spese, impiegare dei fondi del municipio. Non si può fare con un auspicio, ma ci sono delle norme contabili che vanno seguite, quindi anche delle forme di atti che vanno scelte attraverso le altre. Ci deve essere qualcuno che lo dice alla giunta, visto che a quanto pare sembrerebbe che non lo sappia. E poi va, appunto, visto che comunque la capacità di spesa, c'era i soldi dal Campidoglio arrivano, e quindi la giunta li usa questi soldi, deve essere appunto chiarito quanto è come la giunta si può muovere. Quindi la giunta può fare proposte al consiglio, ma poi attua quello che decide il consiglio, non ha possibilità di muoversi autonomamente. Poi appunto va capito, e questo appunto adesso vedremo nella relazione, nella discussione che ci sarà in consiglio, quanto questi atti sono puramente delle dichiarazioni da mezzo stampa, oppure se effettivamente c'è la volontà di mettere a terra, di realizzare concretamente. Ecco, credo di essere stato
chiaro, comunque sono a disposizione per chiarire quello che ho detto. Grazie Presidente, grazie Direttore. Grazie Consigliere Cirisola, lei come sa io la ringrazio sempre per il contributo, però su un punto devo comunque rispondermi, perché poi lei è sempre puntuale, preciso delle cose, e quindi su alcune cose ci tengo anche io a fare altrettanto. Lei un attimo fa, consigliere Cesola, ha ricordato quando lei ha chiesto di dare il direttore i tempi che secondo lei sono lunghi dell'invito della commissione, insomma, al direttore per arrivare a distanza, insomma, di un mese e mezzo dal suo invito a distanza, insomma, di un mese e mezzo dall'incontro con il direttore, da quando lei ha invitato la commissione a fare questi chiarimenti e questi incontri. Allora, siamo tutti consiglieri esperti, anche i neoconsiglieri, perché ormai insomma, non siamo tutti in un giorno di mandato. Io sono al quarto mandato e le ricordo, ma con tutto il rispetto, e mandati non molto lontani, anzi, in particolar modo quelli molto vicini, dove io, anche in questa commissione di trasparenza, dove lo dice la parola stessa, no, si deve, ci dobbiamo comportare in tutte, dovremmo essere così, ma questo ancora di più dobbiamo essere responsabili e sensibili, per esempio, insomma, alla tua richiesta. Io dovevo ed ero costretto molte volte a fare, come per le commissioni permanenti, e vale anche per questa, a coinvolgere altri due consiglieri insieme a me per chiedere nei tempi in base al regolamento di fare delle commissioni. Questa commissione, da quando lei ha chiesto di fare questo incontro, non credo, insomma, non abbia avuto nulla da fare, non credo che anche i commissari non abbiano nulla da fare, né nei lavori, diciamo, come responsabili, come consiglieri, però, ma anche nella loro vita privata, quindi credo che ci metto anche questo, perché credo che veramente tutti quanti dicono, specialmente in particolar modo nelle precedenti amministrazioni e in particolar modo, ripeto, quelle non molto lontane, anche chi aveva dei ruoli da garante e da super partes in alcuni particolari, diciamo, momenti, le decisioni, le risposte che arrivavano erano politiche, no? Quindi credo di essermi fatto capire bene, nonostante il rispetto della persona, nonostante comunque riconosco in tanti soggetti di aver ricoperto dei ruoli in modo, diciamo, egregio, però tante volte mi è capitato a me direttamente, persona che sta parlando, consigliere Sordini, anche evidenziando comunque delle problematiche a persone e ruoli e diciamo competenze super parte per da garante, e mi sono visto rispondere con ruoli più politici che altro. Quindi io eviterei, consigliere Cirisola, perché l'apprezzo sempre molto, ma l'avrei evitato, no, che lei intervenisse dicendo che è passato molto tempo da quando c'era chiesto, perché questa commissione, proprio il presidente al quarto mandato, che ha subito tante volte, no, azioni più politiche che responsabili, proprio per questo lei parla con il consigliere Sordini, una persona molto rispettosa di tutti, molto rispettosa di tutti, di tutti i ruoli, e di ogni volta che gli si mette all'attenzione, gli si chiede di affrontare un argomento, sempre. Non lo sa perché, consigliere Sordini, non solo perché sono così come persona, proprio perché negli anni, sono al quarto mandato, ne ho subite di quelle lì che dice lei, che lei attraverso il sottoscritto neanche lontanamente le ha mai subite, quello che ho subito io, anche e soprattutto nell'amministrazione che ci ha preceduto, quella molto vicina. Quindi io la prego gentilmente su questo, lei come è sempre molto attento quando vuole, di essere molto attento anche nei riguardi di questa commissione e di chi la presiede. Perché io sono stato sempre molto attento e sensibile nel rispetto. Quindi la invito veramente, guarda, con il rispetto che lei sa che le porto da 7 anni, da quando la conosco. La invito veramente, con tutto il cuore e con tutto il rispetto. Quindi adesso, dopo io che non è neanche uno sfogo, ma è anche un intervento molto, molto legittimo, mi chiede. Perché lei ha ricoperto il ruolo del Presidente del Consiglio nel precedente mandato.
e sa bene che abbiamo lavorato 5 anni insieme, che tante volte le scelte sono state più politiche che altro. Quindi non mettiamo, non facciamo politica, non invitiamo a fare politica, solo politica, come l'ho visto tante volte, l'ho sentito molte volte, anche a questa commissione al sottoscritto. Allora, grazie consigliere Cesola, comunque della parte del contributo che ha fornito un contributo, e mi dispiace per l'altro. Non vedo, anzi, c'è l'intervento del vicepresidente Bellattai, prego vicepresidente a facoltà. Grazie presidente. Allora, rispetto a quello che ci ha detto il direttore Airaghi, francamente ho qualche perplessità, nel senso che in particolare sulla natura delle interrogazioni, che mi pare di capire non sarebbero conformi alla norma, alle norme, ai regolamenti in questo caso, e questo sarebbe il motivo per il quale non ricevo risposta. Io francamente non credo che sia così. Intanto mi riferisco alle interrogazioni che ho presentato io, evidentemente a quelle che conosco meglio. Mi pare che venissero chieste informazioni nel merito delle scelte politiche fatte dall'amministrazione o nel merito della mancata attuazione di scelte che erano state annunciate, cioè di insomma, la famosa messa a terra dei provvedimenti che erano stati annunciati. Pertanto mi sembra che la natura delle interrogazioni e il loro contenuto, sulla forma non mi pronuncio, se ci dovessero essere errori di forma comunque direttore naturalmente è sempre nelle condizioni di farci notare e fa bene a farlo, ma ecco, non credo che possa essere da parte della giunta, perché mi rendo conto che lui in questo momento sta facendo il mediatore, insomma, in una posizione intermedia, ci possa essere contestato che la natura delle richieste contenute nelle interrogazioni giustifichi il fatto che non ricevano risposta o che non ricevano risposta nel merito. Questo è confermato dal fatto che oltre alle interrogazioni, neanche le note che mandiamo noi come Commissione Trasparenza hanno ricevuto risposta nei tempi previsti, nel modo previsto e nei contenuti previsti, cioè sono state spesso risposte o non arrivate o arrivate in ritardo o risposte che prendevano tempo sostanzialmente o che comunque non rispondevano, ancora peggio che prendere tempo, non rispondevano nel merito, rispondevano in modo formale senza fornire una risposta sostanzialmente. Quindi io direi che la giunta farebbe bene ad essere ad attenersi a quanto è previsto dai regolamenti, con tutto lo sforzo che questo comporta. Io capisco che lo comporti, però devo anche dire che non mi pare che l'opposizione, se posso fare una considerazione di natura politica, e per quanto io non abbia esperienze politiche precedenti, ma insomma mi confronto con altri municipi per esempio e anche con altri comuni, non mi pare che la nostra opposizione sia un'opposizione particolarmente aggressiva o particolarmente intransigente. Ecco, mi sembra che tutti abbiano un atteggiamento, tutte le forze d'opposizione abbiano un atteggiamento abbastanza dialogante e oserei dire addirittura, perlomeno per quanto riguarda la mia, costruttivo. Detto questo, io chiederei anche però, perché questa seduta secondo me si sta caratterizzando per un po' di confusione a causa delle difficoltà di collegamento, dei tempi, degli orari, ma insomma vorrei ricordare che noi abbiamo però chiesto l'intervento del direttore del municipio rispetto a questioni molto specifiche, cioè in particolare noi abbiamo chiesto perché ci desse il suo parere, il suo supporto rispetto alla mancata risposta alle interrogazioni e a specifiche note inviate dalla Commissione. Se cominciamo a parlare di memorie, risoluzioni, mozioni, lui stesso ha detto magari possiamo parlare delle mozioni, o sono io che mi sono perso o sono io che ho difficoltà a seguire argomenti o ordini del giorno un po' troppo flessibili, oppure inviterei la Commissione, me stesso quindi in primis, a inviare al direttore una richiesta scritta nella quale chiediamo chiarimenti per iscritto e sui quali vorremmo ricevere risposte per iscritto e puntuali, ecco, perché sennò parliamo di tutto e non parliamo di nulla. Cioè io ho l'impressione che appunto adesso abbiamo tirato dentro le mozioni, poi abbiamo tirato dentro le memorie che non hanno natura vera, discussione che abbiamo fatto molto spesso in commissione, è vero, però se vogliamo avere chiarimenti su questo chiediamo chiarimenti su questo, ecco, perché sennò credo lo mettiamo anche in difficoltà rispetto a delle domande che non sono puntuali e non ricevono risposta puntuale.
Quindi io ripeto, o parliamo di quello per il quale al direttore l'abbiamo convocato specificamente, quindi le singole note, le singoli atti, e sulle interrogazioni ha detto quello che doveva dire, noi abbiamo fatto il nostro commento, oppure credo sarebbe opportuno passare ad una forma più formale, ad una richiesta quindi scritta per ottenere una risposta puntuale. Grazie Presidente. Grazie a lei, Presidente Bellassai. Allora, noi abbiamo, come dicevamo all'inizio della commissione, abbiamo anche disposto insomma una cartellina con documentazione per la seduta che è stato concordato anche precedentemente nella precedente seduta, con i documenti che tutta la commissione ha condiviso da evidenziare, da lasciare in evidenza e comunque da chiarire con la presenza del direttore, che sono la delibera 25, la delibera 8, la direttiva 26 e 28 e la memoria 32. Quindi i commissari correggono comunque se sbaglio. Oh no, ok, quindi è così. Allora io passerei comunque sulla il direttore di questo ha, come diceva il vicepresidente Bellassai, avuto dai nostri uffici comunque tutto l'elenco, mi conferma il direttore, no, di queste note a cui noi avremmo voluto comunque fare degli approfondimenti con lei. Mi conferma il direttore? Sì, okay. Sì, sì, no, allora, infatti, io... però, siccome c'era anche un, tra appunto, sempre riferito all'articolo 43, do una lettura veloce proprio per, anche perché era stato richiesto nella scorsa commissione, sostanzialmente sul potere di indirizzo, diciamo, del Consiglio Municipale per quanto riguarda gli ordini del giorno e tra l'altro anche le mozioni. È un commento, appunto, leggo perché così non è sostanzialmente la mia opinione, comunque è un commento al testo unico degli enti locali, dove vengono citate alcune sentenze di TAR. Allora, il TAR Puglia del 26 marzo del 2010 sostanzialmente dice che, poi chiudiamo e passiamo all'altro argomento perché concordo, la mozione, leggo testuali, poi eventualmente vi faccio avere anche la copia, la mozione, ma non sostanzialmente ne facciamo, anche voglio, non ne facciamo poi, consigliere, un dibattito su questo, per qualsiasi ulteriore chiarimento su quanto sta dicendo il direttore, poi magari sarà oggetto di per concludere, perché è un argomento abbastanza, secondo me, scivoloso questo, e quindi visto che qua vengono citate degli altri, do la lettura veloce e poi passiamo alle risposte invece per quanto riguarda i provvedimenti. Allora, la mozione è espressamente è espressione di indirizzo politico e non atto provvedimentale, e consiste in esplicite raccomandazioni all'amministrazione, ossia al sindaco e alla giunta municipale, TAR 38 AGE Trento 15 ottobre 97 numero 314, mira a promuovere una deliberazione e consiste nella richiesta di procedere alla discussione e votazione su un determinato argomento, con la conseguente conseguenza che la loro efficacia non dipende dalla forza giuridica propria dei provvedimenti amministrativi TAR Lazio Abruzzo Pescara 20 febbraio del 91 numero 166. La mozione ha una spiccata funzione di sindacato politico sull'operato dell'esecutivo e tende solamente ad incidere mediante le indicazioni in essa contenute sull'indirizzo politico dell'esecutivo stesso, senza peraltro che l'indirizzo politico con esso espresso possa produrre effetti vincolanti TAR Abruzzo Pescara 20 febbraio 91 166, perché la mozione, pur impegnando il sindaco sotto il profilo della responsabilità politica, infatti parlavo di responsabilità politica, non produce effetti esterni vincolanti. La delibera del Consiglio Comunale che l'approva è un atto privo di lesività e la sua impugnazione deve essere pertanto dichiarata inammissibile per difetto di interesse. TAR Lombardia Milano 2004 numero 1653. Ecco, questo per quanto riguarda appunto la vincolarità delle mozioni, degli ordini del giorno, espressioni di un parere, appunto di un potere di indirizzo da parte del Consiglio Municipale. Quindi, se va bene, io chiuderei l'argomento, anche perché mozioni e sostanzialmente interrogazioni. Comunque, nella nota preparata chiaramente viene citato l'articolo 43, perché conosciamo che ci sono questi termini. Il problema è che anche quesiti posti al Ministero, sostanzialmente la mancata risposta non viene sostanzialmente
non viene sostanzialmente chiarita, perché viene tutto spostato nell'alveo politico. Ecco, e comunque poi vi farò avere anche questo commento, che entra proprio nel merito, diciamo, dello strumento mozione o di strumenti sostanzialmente analoghi. Ecco, poi per quanto riguarda appunto invece gli altri argomenti più, se vogliamo, concreti, allora io partirei dalla deliberazione numero 8. Per questa documentazione, per la documentazione che lei ci ha iniziato fino ad ora, in accordo con Maria, la nostra verbalizzante, se lei direttore ci fa arrivare tutto in modo che possiamo allegare tutto al verbale della commissione, diciamo, odierna. Bene? Poi sì, ci mancano. Ok, grazie. Allora, vediamo quanto... come l'ha programmato lei, insomma, sui, ecco, gli altri. Poi per quanto riguarda invece le richieste precise sui provvedimenti, allora vi era anche una richiesta in merito alla deliberazione numero 8 proprio scritta, che chiedeva se gli interventi di cui sopra verranno effettivamente realizzati nel corrente anno come indicato nella deliberazione, o se invece lo stanziamento sia stato rimandato, e in tal caso di indicarne le motivazioni, precisando se tale decisione sia stata assunta a causa della mancata assegnazione dei relativi fondi da parte di Roma Capitale. Ho chiesto chiarimenti al dottor, all'ingegner Sica, e sostanzialmente in merito allo specchietto che viene riportato nel testo della delibera, dove viene indicato l'anno 2023 per 1, 2, 3, 4, 5 interventi, nel corso del 2023 verranno realizzati solamente, cioè neanche nel corso del 23, nel corso dell'anno 23 verranno richiesti sostanzialmente i fondi e il termine tramite accesso allo strumento del mutuo. Il termine ultimo è l'inizio di dicembre, quindi verranno chiesti appunto questi mutui e l'accesso ai fondi tramite mutuo, e i lavori sostanzialmente inizieranno nel 2024, sempre che il mutuo venga chiaramente concesso. Per quanto riguarda gli altri fondi, non sono stati trasferiti, quindi sostanzialmente vengono rimandati sostanzialmente alle annualità successive. Diciamo quindi di certo. È certo l'inizio della richiesta del mutuo per i lavori di manutenzione straordinaria dell'area ludica di via Sarsina. E Tica mi dice, una volta concesso il mutuo, anche perché sono fondi sostanzialmente neanche di grande importo, perché il totale dell'intervento è di 142.000 euro, di cui solo 127.000 euro di lavori e 14.000 euro di spese professionali, quindi una volta concesso il mutuo i lavori verranno cominciati nel 2024. Quindi questo appunto la risposta esaustiva, o se vi è necessità di ulteriori chiarimenti, a questo punto secondo me la commissione dovrebbe relazionarsi, o vi posso relazionare io direttamente con l'ingegner Sica. Chiaramente se mi relaziono io devo poi comunque riportare sostanzialmente quanto sostanzialmente l'ingegnere mi dice. Se invece la commissione ritiene, un po' come è successo con la dottoressa di chiedere direttamente alla direzione tecnica, io penso che lo possa tranquillamente fare, però la risposta comunque è stata sostanzialmente data. Ok, direttore, allora per, diciamo, il verbale, ma anche per lei, magari per fare i dovuti approfondimenti, poi se ci sarà necessità magari faremo una nota. Ci sono comunque due interventi, non so chi l'ha chiesto prima, vedevo forse il vicepresidente Brassai e poi il consigliere di Sola. Vediamo, ok, grazie Marco. Allora, diamo parola al vicepresidente Brassai, grazie. Grazie presidente, sì, no, questo era un quesito che avevo posto specificamente io e sul quale devo dire mantengo una certa perplessità, nel senso che intanto... la prima, e quindi verifico le risposte, ho capito bene le risposte date dal direttore. Intanto i lavori sono tutti posticipati, questo mi sembra un dato di fatto, cioè anche in precedenti mie raccolte di informazioni, perché io avevo già parlato con il dottor Sica e anche con l'assessore competente, mi era stato detto che uno di questi interventi sarebbe svolto nel 2023, invece nel 2023 non si svolgerà nessun intervento, mi pare di capire. Sono posticipati al 2024
previa rilascio di un mutuo specifico. Quindi a me resta la perplessità legata al fatto che la Giunta abbia emesso, come posso dire, approvato una deliberazione che ha natura deliberativa, con lo stanziamento di fondi specifici molto precisamente dettagliati, relativi a al totale dell'intervento, al costo dei lavori e alle spese per le consulenze professionali. Dopodiché questi fondi si sono volatilizzati, perché nel momento in cui è stata fatta una deliberazione questi fondi apparivano esserci. Quindi la domanda mia era ulteriore: è una mancata assegnazione di fondi da parte del Comune di Roma oppure no? Perché altrimenti io continuo a non capire perché si sia passati da fondi che nella deliberazione apparivano disponibili e che sono diventati un mutuo da richiedere, quindi non c'è nessuna certezza che venga concesso, e allora chiedo la ragione del perché si è passato da una procedura a un'altra sostanzialmente. Grazie. Allora, direttore, si appunti questa domanda del vicepresidente Belassai, facciamo intervenire il consigliere Risolo e poi a lei per risposta o comunque replica alle domande dei consiglieri. Ecco, solamente un chiarimento. Il mutuo viene richiesto per i lavori di manutenzione di via Sassina. Per quanto riguarda gli altri interventi, Roma Capitale può anche determinare di non finanziare questi interventi con mutuo, ma con risorse già disponibili. Quindi può anche darsi che chieda il mutuo nel 24, oppure che vengano stanziate le risorse. A questo anche l'ingegner Siga dice: io non conosco come Roma Capitale intenda poi finanziare questi lavori. Quindi non è detto che per forza vada richiesto il mutuo. Ecco, possono essere anche risorse di Roma Capitale. Ho capito, quindi risorse che però non sono state stanziate, perché ripeto, nella deliberazione era prevista 2023. No, infatti questi lavori sì che mi ha assicurato che non inizieranno, ma anche i lavori di via Sarsina cominceranno nel 24, perché materialmente non è possibile, anche se i fondi che arrivassero fra 10 giorni, cominciare sostanzialmente con i lavori, perché c'è la procedura di affidamento che non certo. C'è anche normalmente dopo il 10-15 di dicembre anche la ragioneria sostanzialmente accetta solo i provvedimenti urgenti, quindi non credo che sia possibile concludere l'opera nel 23. O perlomeno neppure iniziare l'opera nel 23. Ho capito. Allora, a questo punto, Fulvio, esaustiva la risposta? Esaustiva dal punto di vista del presidente, del direttore del municipio, sì, non è troppo esaustiva dal punto di vista del contenuto della deliberazione, che era perentorio, preciso e puntuale, per cui non si capisce. Continuo a non capire appunto se i fondi non siano stati assegnati perché sono stati dirottati altrove o ecco, questo non l'ho capito. Comunque va bene, non posso chiedere più di questo al direttore, quindi eventualmente farò un approfondimento. Eventualmente sulla base di quanto anche ha fornito come informazione il direttore, poi ce la possiamo rivedere. Sì, esatto. Sulla domanda specifica, per avere grazie. Anche una risposta per iscritto, no? Sì, certo, grazie. Va bene. Prego, consigliere Cesola, a facoltà. Sì, grazie Presidente. Quindi è stato sottolineato, e lo ribadirei a fine verbale, che sono scelte politiche e non hanno responsabilità certo gli uffici, quando i soldi stanziati per qualcosa poi sono tolti e impiegati in altri scopi, con altre priorità, insomma, quindi per alcune voci, per alcuni interventi erano già stati stanziati i soldi e poi sono stati stornati. Queste sono scelte e responsabilità politiche, e quindi ecco perché noi facciamo interrogazioni su certi temi e non accessi agli atti, perché appunto uno vuole capire qual è l'intendimento della Giunta, anche se non viene scritto, ma è implicito nel fatto che uno appunto
fa l'interrogazione, che è quello lì che uno vuole sapere. Riguardo al discorso delle emozioni, si potrebbero anche citare altre sentenze che dicono invece l'esatto opposto, ma ovviamente la sentenza non è la Cassazione che fa un discorso generale, la sentenza è un giudice, un collegio giudicante che si esprime su una questione molto specifica e attua una fattispecie astratta alla fattispecie concreta. Quindi a seconda di come sono i caratteri del singolo episodio, del singolo fatto, la decisione, appunto il giudizio, la sentenza può essere in un modo o nell'altro, ma questo non dipende dalla norma, ma dipende dal caso specifico. Quindi si potrebbe tranquillamente trovare delle sentenze di giudici che dicono invece l'opposto sulle emozioni, ma e lo sottolineo ai fini del verbale, noi qui stiamo parlando di risoluzioni, che non sono le emozioni, sono un'altra cosa, non è un nome diverso, è proprio un atto diverso che anziché essere esaminata e votata direttamente in aula consigliare, previo passaggio dalla capigruppo della calendarizzazione nel consiglio, ma un iter molto più approfondito, con istruttoria fatta in commissione, con la presenza degli uffici, poi l'esame in giunta, eventualmente ritorna in commissione, eccetera, che la rende un atto molto più forte, molto più incisivo, che quindi non rientra assolutamente in quello che è stato detto, e quindi la giunta che si permette di fare diverso, di muoversi diversamente rispetto all'indirizzo politico dato dal Consiglio con risoluzione o con deliberazione, chiaramente si assume una responsabilità che non è, si assumerebbe una responsabilità che non è assolutamente giustificata da alcuna norma nazionale né regolamentare. Per il momento mi fermo qua. Grazie Presidente, grazie Direttore. Invece, per quanto riguarda gli altri chiarimenti sulle deliberazioni o sulle memorie, ecco, io mi sono letto anche i verbali, e quindi chiedo se appunto adesso ho sotto mano la deliberazione numero 26, piano di dimensionamento della rete scolastica del municipio, 9 euro. Quindi volevo capire esattamente, perché appunto anche leggendo il verbale della discussione in commissione non ho capito bene qual era sostanzialmente il chiarimento che andava richiesto, perché il consigliere Cerisola si lamentava appunto in linea di massima che negli anni scorsi non era possibile, se ricordo bene, cito memoria, la chiusura delle scuole, mentre sostanzialmente nell'ultimo anno sono state sostanzialmente chiuse delle scuole. Quindi volevo capire appunto su questo piano di dimensionamento che qual era la domanda precisa. Marco, ero mutato. Prego, consigliere Cerisola, facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora, la questione è prettamente politica, cioè uno stesso atto fatto da due amministrazioni diverse non può essere valutato in modo diverso a seconda di chi lo firma. Allora, se c'è una situazione comprensibilmente che non consente la prosecuzione dell'attività didattica in tanti pressi perché c'è un calo delle nascite, se ne prende atto un'amministrazione, non è che quella lì allora è brutta e cattiva, e invece se lo fa un'altra invece è assolutamente lodevole, insomma, devo dire l'atto, ma questo è un discorso politico, non un discorso normativo, ma appunto perché è un discorso politico, l'amministrazione scorsa, la giunta scorsa, portava in consiglio queste decisioni, condivideva con le altre forze politiche la decisione, dice guardate, gli uffici ci dicono questo, c'è una norma nazionale che dice che
ogni classe deve essere composta da X bambini, ragazzi, eccetera, eccetera. Quindi... se la interrompo, ma mi è caduta la linea e quindi non ho sentito quello che ha detto. Adesso ho potuto rientrare. Se per piacere mi scuso, ma sono collegato con lo spot perché appunto due computer non funzionavano. Quindi oggi c'è un po' questo problema che è stato risolto, ma vedo che adesso mi è caduta la linea. Quindi se può per piacere riprendere, mi scuso, ma non ho proprio perso le sue parole dopo il mio intervento. Va bene, allora mi scuso per quelli che mi sentiranno una seconda volta. Allora, dicevo che la questione è politica, non normativa, non regolamentare, cioè una stessa considerazione, una stessa decisione politica non può essere vista politicamente con valutazioni diverse a seconda di chi firma, a seconda di chi governa, eccetera. Cioè, se c'è una situazione di calo delle nascite, una normativa nazionale che dice che la classe non può essere composta da meno di X bambini, eccetera, è chiaro che, tirando delle conclusioni, non è che se lo fa una giunta allora è brutta e cattiva e lo fa un'altra invece è lodevole, la stessa cosa, la chiusura, la sofferta chiusura di una scuola. Ecco, non può essere visto in modo diverso a seconda di chi ci mette la firma. Ma proprio perché è una questione politica, l'amministrazione precedente portava queste decisioni in consiglio, in modo da condividerla con diversi punti di vista, diverse forze politiche, diverse sensibilità, diversi modi di vedere, di affrontare le questioni, in modo da appunto trovare una quadra che fosse in qualche modo almeno tendenzialmente condivisibile dagli altri. Il fatto che invece adesso con questa giunta decide la giunta e il consiglio non le vede queste cose, non va bene politicamente, perché appunto manca, io questo dicevo, da un punto di vista politico, manca appunto il confronto, la possibilità di interagire, di vedere le cose da un punto di vista anche di rendere conto, perché siamo tutti eletti dai cittadini, quindi non siamo un dopolavoro, un'associazione folcloristica, eccetera, siamo eletti dai cittadini, è un'istituzione prevista appunto dall'ordinamento, e quindi è normale che i cittadini chiedano, i cittadini vogliono sapere, e noi dobbiamo avere la possibilità di rispondere. Non possiamo dire non lo sappiamo niente perché la giunta fa al chiuso dentro una stanza, eccetera. Questo era appunto il discorso. Non mi ricordo se l'ho detto anche al direttore, al consigliere, l'ho già detto, un esempio che facevo nella consigliatura scorsa, ed è dico lo stesso, allora ero in maggioranza, adesso sono in opposizione, dico esattamente le stesse parole che dicevo allora. La mano che abbiamo noi esseri umani è diversa, anche se apparteniamo tutti al regno animale, però è diversa dalla maggior parte degli animali, perché abbiamo il pollice in una posizione particolare che si dice in opposizione. E se non avessimo il pollice in opposizione, certe cose, afferrare oggetti, eccetera, eccetera, non le potremmo fare. Allora, se è fondamentale la posizione in opposizione, lo è anche in democrazia. Il ruolo dell'opposizione è non solo garantito, eccetera, ma è appunto, e qui invece il discorso politico diventa regolamentare, perché noi chiediamo assolutamente con forza al direttore che sia garante, che sia appunto che i diritti dell'opposizione siano salvaguardati, perché è nell'interesse anche di chi governa avere un riscontro con l'opposizione, perché se no certe cose non si riescono a fare, come afferrare gli oggetti. Ugualmente in democrazia certe cose senza il contributo dell'opposizione non si possono fare, quindi l'opposizione ha degli strumenti limitati, questi strumenti vanno difesi assolutamente. Se non troviamo garanzia nel confronto, nel dialogo, eccetera, è chiaro che poi dobbiamo far valutare agli organi competenti la situazione. Grazie Presidente, grazie Direttore. Grazie consigliere Cirisola. Andiamo avanti con gli altri atti. Quindi, direttore, in base a quello, insomma, la cronologia
l'ordine che lei si è... Sì, io davanti a me. Poi c'è la memoria invece riferita al Servizio Sanitario Nazionale, in cui venivano sostanzialmente chiesto un chiarimento se sostanzialmente la Giunta, se ricordo bene, poteva dare, fra virgolette, indicazioni al governo. È questa la domanda che veniva posta. Chiedo conferma al consigliere Cerisola. Ma perché appunto Cerisola sostanzialmente, io ho letto i verbali, diceva questa dovrebbe essere una competenza del consiglio capitolino, ecco, non so se mi corregge, ma io mi sono letto però appunto il dispositivo, ma sostanzialmente la giunta municipale si impegna a chiedere al governo, ma il governo chiaramente può anche ignorare quanto chiesto dalla giunta del municipio 9, come può ignorare quanto chiesto chiaramente anche dal consiglio capitolino, anche se chiaramente l'assemblea capitolina ha un potere di rappresentanza chiaramente più forte di un singolo municipio, ma non credo che sia illegittimo che un'amministrazione, un consiglio municipale possa formulare queste risposte, queste richieste al governo. Poi appunto se operazioni inutili o utili, secondo me si rientra chiaramente nell'alveo politico, però non ritengo che una domanda del genere non possa essere posta dall'amministrazione municipale, come tra l'altro la potrebbe tra l'altro chiedere anche una semplice associazione piuttosto che un cittadino. Chiaramente poi il problema è la capacità di una memoria di incidere, e su questo posso essere d'accordo, che chiaramente non la possibilità di incidere non credo che sia molto forte, più una presa di posizione politica dell'amministrazione su un determinato argomento, in questo caso della giunta municipale. Poi posso concordare che se questa posizione veniva presa dal Consiglio Municipale era forse più appunto un potere di indirizzo che rientra nelle prerogative del Consiglio Municipale. Però non vedo un grosso problema nell'approvare una memoria di questo tipo, con tutti i limiti che chiaramente sono già usciti anche nella discussione di questa mattina sulla natura di una memoria. Non essendoci richiesto di intervento, può proseguire con gli altri atti. Ecco, poi, ecco, per quanto riguarda invece la deliberazione numero 25, che è riferito a Via Gadda, anche qua dal verbale sostanzialmente c'è un appunto alla giunta riguardante il potere di indirizzo che il consiglio ha, in quanto si ritiene appunto che la giunta debba attuare, si parlava prima di risoluzione piuttosto che di mozione, quanto sostanzialmente il consiglio ha deliberato. Anche qua però appunto non nella delibera sostanzialmente viene stabilito che come una sorta di appunto di atto di indirizzo la vocazione di quell'immobile. E al di là appunto io non ho anche chiesto, ma non mi risulta che su quell'immobile ci sia stata una discussione, poi magari mi sbaglio, in consiglio municipale dove viene data un'altra vocazione, ad esempio che ne so, commerciale, ma sostanzialmente la giunta dice in quell'immobile appunto che ci sia una vocazione di tipo sostanzialmente sportivo e culturale. Non so se viene richiesto qualche cosa di più particolare rispetto appunto a quanto ho letto nel verbale, se non il fatto appunto di un rispetto di un indirizzo del Consiglio. Allora, facciamo subito un chiarimento. Prego, consigliere Cerisola, a facoltà. Sì, grazie direttore, grazie presidente e grazie direttore. Allora, la questione è che il Consiglio si pronunciò dando un indirizzo chiaro su come quello che doveva essere fatto con eventuali locali immobili che si liberassero e fossero quindi disponibili, e
successivamente non ci sono state altre prese di posizione del Consiglio. Allora io mi domando, ma se l'attuale maggioranza decide di fare delle cose, ora poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, benissimo, benissimo, è, per carità, è la democrazia. Si fa un atto di consiglio dicendo, oltre a quello che è stato votato il giorno X, vogliamo dare anche degli altri indirizzi per fare anche altre cose? Perfetto, uno può essere d'accordo o no, ok. Ma la giunta non può prescindere da quello che dà indirizzo politico il consiglio. Qui la giunta è andata oltre, ha detto facciamo questo e quest'altro. Non capito. Ma il consiglio ha detto questo? Cioè, non c'è problema, la giunta può fare delle proposte, non solo ha la possibilità di interagire in maniera informale, ma le delibere possono essere presentate all'articolo 33 del regolamento anche dalla stessa giunta in consiglio, perché è il consiglio che decide. Ma se il consiglio dà un indirizzo e lo si vuole interrare, interriamolo, cioè facciamo lavorare il consiglio non per fare dei convegni o degli atti fuffa che a volte, mi passate il termine, a volte non incidono. Facciamo, occupiamoci delle cose che poi, dando un indirizzo politico, quello che fa la giunta. Ecco, in sintesi, la giunta ha fatto anche altro, oltre a quello che ha detto il Consiglio. Quindi la mia richiesta al garante della legittimità della correttezza amministrativa è questa. Chiediamo al Consiglio di esprimere, di dare un indirizzo più ampio e più completo, in modo che la giunta sappia regolarsi, sappia cosa fare, non che la giunta va per conto suo e ci aggiunge dei pezzi, poi fa delle cose provvisorie ma non si sa mai, eccetera. Cioè, cerchiamo di intenderci sulle regole. Grazie direttore, grazie presidente. Grazie a lei, prego direttore. Ecco, poi c'era invece una richiesta di chiarimenti legate alle attività integrative della scuola dell'infanzia per quanto riguarda, credo, il problema dell'attribuzione della possibilità di organizzare delle attività integrative superando sostanzialmente il triennio. Ecco, allora, questa è una questione abbastanza, non dico complessa, però articolata. Il bando, che era uscito credo nel 2018-19, sostanzialmente diceva che se volete poi do anche lettura, che non ci poteva essere un'attività continuativa per una stessa associazione, per uno stesso organismo continuativo di oltre 3 anni. Poi però c'è stata l'interruzione sostanzialmente del Covid per circa 1 anno e mezzo e quindi questa attività continua per 3 anni sostanzialmente non c'è stata perché c'è stata un'interruzione. In più è subentrato un ulteriore problema, che le attività integrative dovrebbero essere coordinate in funzione del cosiddetto piano dell'offerta triennale formativa. E un eventuale che tra l'altro non coincideva sostanzialmente, appunto per causa dell'interruzione del Covid, con un solo triennio. E quindi sostanzialmente proprio in base al bando, sostanzialmente io ne ho parlato anche con gli uffici, non c'era assolutamente il vincolo diciamo triennale indicato nel bando era superato. Ma poi, cioè io avrei proprio nella discussione anche con gli uffici, sono subentrati, secondo me, due altri fatti abbastanza importanti. Il primo è, però questa è una mia interpretazione personale, per quanto riguarda le attività integrative, quindi al di là diciamo di questo caso specifico. A mio parere le attività integrative, proprio come sono sostanzialmente strutturate, secondo me si configurano come un accreditamento, cioè le associazioni credo chiedono di essere accreditate in un albo, un po' come succede ad esempio per il servizio OEPACA. Viene fatto un bando, le associazioni si accreditano e poi è sostanzialmente l'utente che decide
a quale cooperativa sostanzialmente affidare l'esecuzione del servizio, e non in tutti gli accreditamenti che avvengono anche a livello sanitario, perché l'accreditamento è un istituto proprio della sanità che poi è stato sostanzialmente ripreso anche nei servizi sociali. Non vi è assolutamente nessun limite di tempo, nel senso che normalmente sono accreditati i servizi, che ne so, di prelievo del sangue, di analisi del sangue. Un cittadino può teoricamente per 30 anni rivolgersi sempre allo stesso centro, come teoricamente un cittadino, un utente del servizio OEP, cioè di un servizio accreditato, può sempre rivolgersi alla stessa cooperativa per un periodo di tempo molto lungo, proprio perché non esiste nessun principio di rotazione, ma è la libera scelta del cittadino di rivolgersi a quell'associazione, a quella cooperativa. L'importante è che l'associazione annualmente o ogni 3 anni, quando viene fatto l'accreditamento, si accrediti, quindi risulti sostanzialmente iscritta in questo albo. E questo principio sostanzialmente, a mio parere, vale anche per le attività integrative che si svolgono nelle scuole. Tra l'altro sono attività che vedono il municipio in forma terza, in quanto sono sostanzialmente i consigli di istituto che individuano i soggetti che meglio rispondono sostanzialmente alle esigenze didattiche. Inoltre il decreto legislativo 36, ma secondo me c'era già anche un riferimento anche nel precedente decreto legislativo 50, comunque il 36 sostanzialmente ha escluso in maniera chiara l'applicazione del principio di rotazione ai servizi alla persona. Perché lo ha fatto? Perché sostanzialmente il legislatore, ma questo c'era già appunto anche nel precedente decreto legislativo 50, ha ritenuto più importante il principio di continuità dei servizi. Io do lettura perché poi vedo che magari parla il direttore, parla il dirigente, dice no, è un pensiero del dirigente. Io do lettura brevemente è ANCI in pratica che ha fatto un dossier con le principali novità del decreto legislativo 36 del 2023, e sostanzialmente anche ANCI, perché e si riferisce sostanzialmente ai verbali ai chiarimenti dati dalla Camera dei Deputati sul commento articolo per articolo al decreto legislativo 36, sostanzialmente è stato espunto il principio di rotazione. In altri termini, leggo testualmente: l'affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alle soglie europee non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto ritenuto contrastante con il principio di continuità dei servizi, che nella materia dei servizi sociali, nella materia dei servizi alla persona più in generale, ha un aspetto rilevante, in quanto il cambiamento appunto di personale, se vogliamo anche più in generale il cambiamento dell'ente che gestisce sostanzialmente il servizio, comporta sostanzialmente un disservizio nei confronti del singolo utente, come in questo caso nei servizi integrativi. Addirittura c'è una programmazione triennale che sostanzialmente non potrebbe essere rispettata. In più, come dicevo prima, a mio parere l'accreditamento con l'accreditamento l'istituto della rotazione, che esiste invece per altri servizi, non ha senso, in quanto il singolo cittadino che sostanzialmente decide a quale ente rivolgersi per l'erogazione del servizio. Quindi ritengo appunto che l'eventuale riaffidamento a medesimi enti, tra l'altro con l'interruzione del Covid, quindi senza neanche il vincolo del triennio che è stato sostanzialmente superato, non sia un problema superato. Chiaramente uscirà il prossimo anno un nuovo bando, eventualmente appunto lì si lavorerà
per strutturare, secondo me, meglio e dare proprio la forma dell'accreditamento, cioè dire è il singolo istituto che decide sostanzialmente a quale ente affidare l'esecuzione di servizio, tanto che l'ente anche il pagamento dell'associazione o della cooperativa non passa attraverso il municipio, ma sono direttamente i genitori che pagano all'ente o all'associazione sostanzialmente quella prestazione. Non so se sono stato chiaro. Chiedo al consigliere Cerisola, che era quello appunto che ho visto appunto letto i verbali, aveva più dubbi su questo modus, diciamo, operandi. Sì, grazie presidente, grazie direttore, è stato chiaro e anche dettagliato. La questione era appunto nella continuità non tanto del servizio ma quanto della stessa associazione, perché anche le altre associazioni, essendo appunto iscritta a quell'albo e quindi dando garanzie, anche quelle sarebbero meritevoli di lavorare, di poter essere utili, e quindi la questione era appunto perché è sempre la stessa. Insomma, sappiamo che il rischio quando ci si muove in questi campi, come diceva lei giustamente, sono complessi, il rischio appunto che ci siano dei trattamenti in qualche modo che possano far pensare a una eventuale posizione privilegiata di persone o di gruppi di persone rispetto ad altre, insomma, quindi è chiaro che la cosa è delicata, è giusto tutelare gli interessi, le aspettative, i diritti di tutti, insomma, sia di quelli che beneficiano, di quelli che hanno appunto la possibilità di prestare certi servizi, sia quelli che invece sono in attesa di farlo. Quindi è chiaro che la questione va vista in maniera completa, complessa. Comunque, insomma, io per il momento la ringrazio delle spiegazioni che ha fornito. Grazie direttore, grazie presidente. Grazie consigliere Cerisola. Prego direttore, possiamo andare avanti con gli atti. Ecco, mi sembra che a me non risultano altri atti. C'è qualche altro atto, provvedimento appunto da verificare? Perché mi sembra, almeno tra la mia documentazione, mi sembra di avere non ho altro. A voi risulta qualche altro? Allora, Maria, gentilmente ti chiedo un supporto perché non mi apre ce l'ho davanti. C'erano 5 argomenti, quale sì, manca? Sì. C'era la delibera numero 8, la delibera 25, direttiva numero 26, direttiva numero 28, aggiunta all'ultimo la scorsa settimana, e la memoria numero 32. Allora, forse la 26, la delibera, la protocollo di intesa. La delibera numero 8, che in pratica sono è quella del mutuo, tanto sì, per capirci. Anche forse la 26, la squadra di là non abbiamo. La delibera 26 è il piano di dimensionamento della rete scolastica, a me risulta. Forse la 25 via Gadda, perché adesso con tutte queste... No, fatta. Abbiamo la numero 28, che sono le attività della scuola extrascolastica, sì. 4. E poi abbiamo il Servizio Sanitario Nazionale, che è la 32, e quindi sono 5, perché a me risultavano 5. La 26 forse manca, il protocollo di intesa per destinare, come l'ho avuto? La scuola di Lillà. Anzi, denominata scuola di Lillà, qui da Via Togni, fino a fine mese giugno 2024, per l'attività della consulta dei giovani a destinare agli altri locali della scuola dell'associazione laboratorio didattico di SA a PSTS. Questa non ricordo però chi l'aveva evidenziata, il motivo.
So se c'è memoria. Era stata evidenziata, sì, perché era stato fatto prima un atto di consiglio in cui si destinava a fare dei lavori per poi riaprirla come scuola, mentre invece la Giunta ha deliberato di darla in assegnazione temporanea ad un'associazione. Ok. Sì, abbiamo parlato, però la settimana scorsa della scuola del Lillà, dove sì, sostanzialmente sì. La scuola del Lillà, infatti, poi andrà a, nel mese di gennaio, andrà appunto, verrà messa a bando. E poi, come si diceva la scorsa settimana, se vi sarà, che poi era anche uno dei provvedimenti sollevati dal consigliere Cerisola, se vi sarà il numero previsto dalla normativa regionale legata alla parità scolastica, la scuola potrà sostanzialmente aprire se avrà un numero minimo di 18 studenti. Ma la memoria di Giunta assolutamente non dice che la scuola non verrà riaperta come scuola. Anzi, io ho parlato anche con la posizione organizzativa della pubblica istruzione e la scuola uscirà tranquilla, e appunto il bando uscirà tranquillamente a gennaio. A febbraio ci dovrebbe già essere una sorta di indicazione minima di quanti utenti hanno scelto la scuola del Lillà, perché nella zona vi sono altre scuole. Poi si dovranno comunque aspettare ulteriori mesi per capire se vi sono, perché ci sono più scelte, poi ci sono se sostanzialmente la situazione si consolida oppure non viene consolidata. Ad esempio, quest'anno è stata aperta la scuola dell'infanzia di via Conversi, ma sostanzialmente alla chiusura delle domande eravamo al di sotto dei 18 bambini iscritti. Con invece il lavoro che è stato fatto, perché appunto ci sono stati alcune rinunce, ci sono stati ulteriori iscritti, la scuola oggi viaggia intorno, addirittura abbiamo aperto non una classe, che all'inizio, che a febbraio sembrava poco probabile, ma abbiamo aperto addirittura due sezioni di scuola dell'infanzia. Quindi può anche darsi che lo stesso meccanismo avvenga per la scuola del Lillà. Chiaramente, se la scuola del Lillà a febbraio ci sono 3 iscritti e gli iscritti a maggio sono 4, chiaramente non si potrà aprire quella scuola. Poi sarà una decisione politica se a questo punto tornare in consiglio municipale e trovare un'altra, oppure dare un'altra, prendere atto che non vi è utenza e dare attribuire per l'anno scolastico 24-20 per l'anno appunto scolastico 24-25 inserire degli altri servizi nella scuola, e secondo me poi il punto critico è se rimettere a bando per un ulteriore anno, quindi nell'anno 25, la scuola, per dare un'ulteriore possibilità agli utenti di iscriversi. Però abbiamo visto, ad esempio, per altre scuole, cito ad esempio il Corniolo Rosso 2, che per più anni è stata messa a bando, ma sostanzialmente gli utenti non sono mai arrivati. Anzi, mettere a bando scuole che non hanno sostanzialmente, che hanno un'utenza minima, che non arriva appunto al numero minimo, secondo me è anche qualche cosa di controproducente, perché vuol dire comunque che l'utenza, invece di suddividersi fra 3, diciamo, scuole certe, sicure, si suddivide fra 5 scuole, quindi si frammenta ancora di più, quindi rendendo sostanzialmente più problematico poi la vita ai genitori. Perché se io faccio come prima scelta e pongo come prima scelta la scuola del Corniolo Rosso 2 e poi siamo solo in 3, la mia prima scelta, che avrei potuto fare dall'altra parte, viene resa praticamente vana, e quindi devo passare alla seconda o alla terza scelta. Quindi diventa anche sostanzialmente da pensare di continuare a rimettere a bando una scuola dove preso atto che l'utenza sostanzialmente in quella zona non, del territorio non c'è. Quindi è una sorta di,
di arma a doppio taglio che va usata, secondo me, con un po' di grano salis, cioè nel senso si può fare una prima volta, una seconda volta, ma poi se la prima volta ci sono tre utenti e ci sono tre utenti per la seconda, io la terza volta, sinceramente, con la scuola la metterei a disposizione per altri servizi, perché poi rischia veramente addirittura di rimanere vuota o di confondere le idee agli utenti. Non so se seguite questo ragionamento. Sì, sì, è chiaro. Allora, se ha concluso faccio intervenire il consigliere Cirisola. Allora, chiedo okay, scusa. Prego, consigliere Cirisola, a facoltà. Sì, grazie Presidente, grazie Direttore. Allora, cerchiamo di capirci. La domanda è, ma è stata messa a bando la scuola o no? Cioè, perché il discorso... Tutti i ragionamenti, allora, le cose vanno viste da vari punti di vista, quindi grazie direttore che ci aiuta ad osservarla, ad analizzarla, guardandola da varie angolature, capire vari aspetti, perché indubbiamente la politica è proprio l'arte di cercare di rendere conciliabili i vari punti di vista, le compatibilità economiche, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la domanda è, ma è stata messa a bando o no? Nel senso che se non viene messa a bando è chiaro che non ci possono essere domande. Se non ci sono domande è chiaro che poi uno dice come scuola non serve perché non ci sono domande, ma se non è stata messa a bando come fanno a non esserci domande? Cioè è chiaro che va data la possibilità ai genitori, alle famiglie di capire dove mandare i propri figli, quindi dove ci sono le scuole, perché insomma il discorso è che quando una scuola è oggetto di lavori non si può mettere a bando perché ci sono i lavori, giusto? Mi sembra chiaro. Quando i lavori terminano si può mettere a bando. Se la mettiamo a bando sappiamo se si può riempire o non si può riempire. Ma comunque, lei direttore diceva, a un certo momento uno decide di utilizzare in altro modo. Scusi, arriviamo al dunque, alla domanda fondamentale. Ma chi è che decide? Ma chi è che decide? Cioè, allora, qui la questione non è solo politica, è anche regolamentare, è anche normativa, e quindi viene fuori la richiesta pressante fatta al direttore come garante della correttezza amministrativa. Ma chi è che decide? Allora, è il consiglio che dà l'indirizzo politico o no? Cioè, cerchiamo di metterci d'accordo almeno sulle cose basilari, sulle cose fondamentali. Chi è che decide? Chi è che dice, ok, sentiti gli uffici, valutate le situazioni, eccetera, a questo punto diamo mandato a chi? Il consiglio, perché così dicono le norme, dà mandato alla giunta di dare direttiva agli uffici affinché, eccetera. Questa è la regola, non altre. Cerchiamo di capirci, ok? Perché sennò veramente cioè, i ragionamenti sono tutti giusti, tutti, e anzi grazie, e lo ripeto ancora, l'ho detto tante volte, lo dico ancora una volta, grazie, però cioè, su certe cose non si può transigere. Allora, lo ripeto per l'ultima volta, ci sono delle necessità, ci sono dei problemi, eccetera. Benissimo, si porta in consiglio, perché è il consiglio che è sovrano. È il consiglio che dà l'indirizzo politico, è il consiglio che vede dalle varie angolature, eccetera, eccetera, vede la situazione, fa l'istruttoria in commissione, ok? Perché l'atto è più forte, dopodiché dalla commissione, sentite gli uffici, sentite eccetera, come abbiamo detto, alla fine di tutto l'iter il consiglio decide, dà l'indirizzo politico alla giunta, la giunta esegue nei binari che sono stati stabiliti dall'indirizzo politico e dalle direttive agli uffici. Altri iter diversi non sono accettabili. Grazie Presidente, grazie Direttore. Solo una precisazione. Questo ultimo punto da parte del Consiglio di Sala per noi è fondamentale, è molto importante, perché è un dibattito che comunque affrontiamo in questa commissione da molto tempo. E come ho detto nel mio precedente intervento, non siamo consiglieri, comunque anche i nuovi ormai sono grandi, ma alcuni sono consiglieri che hanno fatto parte dei precedenti mandati. E al di là insomma di quello che è legittimo, il regolamento, le norme e tutto questo, veramente non ci siamo mai trovati o trovati
molto meno, insomma, no? Nelle condizioni di dover evidenziare così tanto quanto ha affermato dal consigliere Cirisola. Quindi su questo noi vorremmo avere un contributo, diciamo, fattivo, vero, e delle risposte, se possibili, concrete, perché ecco, che il consiglio è sovrano, insomma, veramente noi non ci vogliamo, non ci vorremmo riempire soltanto la bocca di dire questo, ma l'abbiamo fatto, dovrebbe essere così, punto. Non ci dovremmo trovare, anzi non ci piace neanche riempirci la bocca di questo termine, perché dovrebbe essere una cosa normalissima. Allora, ben venga, insomma, che chi ha vinto in maniera democratica svolge le proprie attività e prende le proprie decisioni. Però, proprio perché siamo in democrazia, non dovrebbe neanche esserci scritto da nessuna parte, non dovrebbe esserci neanche questa necessità di condividere le azioni con il Consiglio sovrano in maniera democratica. Ma questa è anche la norma e va rispettata. Ma ripeto, anche se non ci fosse, dovrebbe essere così. Quindi ben venga che la Giunta comunque produce, però ancor più ben venga e rispetta laddove ci sono comunque delle norme da rispettare, ma al di là di questo, che condividere in maniera democratica con le commissioni e con il Consiglio ci vuole anche, l'abbiamo detto, ribadito in tante occasioni, anche tanta volontà, che mi dispiace dirlo, manca molto, perché da ex presidente di commissione posso almeno su questo convintamente dire la mia: manca tanta volontà, perché i presidenti di commissione potrebbero fare molto di più su un argomento, anche laddove non sono stati interessati, interessarsi loro in prima persona e portarlo all'attenzione anche quando la Giunta magari non va di pari passo. Quindi la volontà fa la differenza, però non possiamo, no? Noi sperare su questo. Ci sono delle regole, almeno sulle regole noi in qualche modo ci come la legge, no? Veramente ci appoggiamo in tutto e per tutto, e quindi laddove almeno possiamo appoggiarci su questo, è bene che evidenziamo e segnaliamo, insomma, quelle che sono le criticità per poter proseguire i nostri lavori e il nostro mandato in maniera democratica. Il Consiglio è sovrano, ripeto, la decisione su tante volte io capisco che è politica, ok, ma ci vuole veramente poco per lavorare nella piena condivisione. Poi, se la decisione è politica, politica rimarrà, perché c'è una maggioranza forte in Consiglio che, con tutte, qualora non si voglia comunque integrare una visione, un'indicazione, un'idea su qualche cosa, c'è anche la possibilità di andare avanti con la propria idea a maggioranza. Quindi, però, almeno condividerla credo che non costa niente, al di là anche delle regole, delle norme, delle procedure, non costa nulla. Per noi questo è un problema. Grazie, direttore, prego a facoltà di poter intervenire, magari in aiuto del nostro appello. Grazie. Ecco, però io volevo rassicurare il consigliere Cirisola che a gennaio, appunto, una volta terminati i lavori, comunque in via di ultimazione, la scuola sarà messa a bando. Ecco, su questo non ci piove, non è che non può non essere messa a bando. Io ragionavo in prospettiva, chiaramente la scuola viene messa a bando. Naturalmente non abbiamo potuto farlo lo scorso anno, perché non poteva essere messo a bando una scuola ancora in ristrutturazione. Anzi, io ho parlato appunto con Sica, e appunto la nostra intenzione è di metterla a bando. Chiaramente la direzione tecnica ci deve comunicare che per il mese di settembre la scuola deve essere perfettamente funzionante in tutti i suoi aspetti, anzi non a settembre, ma già a giugno, perché poi c'è anche il problema degli arredi, insomma ci sono tutta una serie di problematiche legate all'apertura di una scuola. Comunque non, appunto, la scuola verrà messa a bando se non ci sono problemi, verrà messa a bando a gennaio, sperando appunto che riceva un numero minimo di utenti, di richieste di utenti. Ma questo ultimo aspetto è importante, che la direzione, l'obiettivo è quello comunque di destinarlo a quello per cui, insomma, è nata. Poi
si verificherà, ma come giustamente diceva il consigliere Cirisola, se non facciamo un bando non possiamo neanche partecipare, quindi non possiamo neanche arrivare comunque a dedurre, insomma, a conclusioni su nulla, no? Quindi tante volte magari abbiamo sentito anche su questo specifico caso, non ci sono domande, e allora, come diceva anche lei, direttore, va bene, non ci sono domande, allora in qualche modo valorizziamo gli beni sotto un'altra forma. Noi credo che siamo tutti d'accordo su questo, però il problema è, prima, non ci sono domande. Non ci sono domande, qual è il motivo? Perché comunque ad oggi non siamo messi a bando. Vedremo nel prossimo bando se fare questo ragionamento, e questa maggioranza ci vedrà sicuramente tutti uniti per altre valutazioni, altri ragionamenti, ancor più se condivisi, da mettere in campo. Concorda con il consigliere Cirisola? Sì, grazie Presidente. Direttore, la ringraziamo e abbiamo concluso. Non so se c'era, ne approfittiamo a questo punto altri due minuti, se ci sono altre, diciamo, cose da chiedere al direttore, altrimenti lo liberiamo. Non vedo. Ok, consigliere Cesola, prego, a facoltà. Sì, giusto un'ultima cosa, direttore, grazie della sua pazienza e grazie al presidente. Allora, giuridicamente il testo che sta in fondo agli atti, cioè quello che è cosiddetto dispositivo, è quello che formalmente è efficace, quello che deve essere applicato, no? È la parte appunto dell'impegno, del risolve, del delibera, eccetera. Quindi se un consiglio approva un certo testo, quindi un certo indirizzo politico, è quello che è efficace. Se la giunta, quando ad esempio si tratta di una risoluzione che quindi esamina un atto, eccetera, e può anche decidere di rimandarlo in commissione per un supplemento di istruttoria, eccetera. Ma, lo dice il nostro regolamento in maniera chiara, la commissione può comunque decidere di non concordare, di dissentire dalla proposta che è fatta dalla giunta e di riapprovare la risoluzione esattamente nello stesso testo in cui l'aveva già votata. Quindi è il consiglio che è più forte, che si impone sulla giunta. Quindi se la giunta, per ipotesi, e vado alla conclusione, se la giunta nell'esprimere parere su una risoluzione dice sì, però noi considereremo solo questo indirizzo politico come un auspicio, cioè di fatto non lo faremo, sarà così un pio sogno che rimetteremo nel cassetto, ma comunque il testo approvato dal Consiglio non è l'auspicio, perché l'auspicio non sta scritto nel dispositivo, è scritto nel considerato da parte della Giunta, ma il Consiglio ha deciso di approvare quel testo in quella forma lì, quindi la Giunta deve fare esattamente ciò che ha scritto il Consiglio e quindi ne risponderà politicamente di quello che ha fatto, non ha fatto, ha fatto meno, ha fatto male, ha fatto bene, eccetera, ma di quello che il Consiglio ha votato, non di quello che la Giunta in qualche modo cerca di interpretarlo a suo modo. Ecco, questo è, ripeto, al di là del concetto politico, è una domanda, una precisazione normativa che sto rivolgendo al direttore. Grazie Presidente, grazie direttore. Grazie di nuovo, consigliere Cirisola. Non so se vuole dedicare, prima di salutare il direttore Eraghi. No, niente, io appunto vi ringrazio per la discussione che comunque è stata, è proficua, proprio perché, come dicevo all'inizio, cioè, al di là delle posizioni, il ruolo del Consiglio Municipale non è, negli atti fondamentali del Comune di Roma, non è ben, a mio parere, non è ben definito. Quindi, per me è anche utile questa discussione proprio per dare, non dico una certezza al diritto, ma per chiarire bene gli ambiti e i poteri che gli organi, che tra l'altro non ci sono in tutti i comuni, perché le circoscrizioni amministrative o municipi ci sono solamente, a Milano sicuramente, ma in altri, ma non sono così diffusi, e quindi è un,
sostanzialmente è una materia che anche di difficile interpretazione, quindi venga il contributo di tutti per chiarire appunto il ruolo di questi organi, ecco, perché è l'unico, sicuramente un dato certo che lo statuto del Comune di Roma definisce comunque organo il Consiglio Municipale, e questo non è un dato di poca importanza. Ad esempio anche nel 267, ad esempio, poi chiudo, i dirigenti non vengono definiti organi dell'amministrazione di un comune o di un ente locale, ma lo sono sostanzialmente. Anche questo secondo me è una disattenzione, cosa invece che non avviene per i consigli municipali o per la giunta municipale, che vengono proprio definiti dagli organi, quindi con un potere che è superiore a... E che comporta appunto un potere proprio dell'organo, quello di prendere comunque decisioni vincolanti nelle materie di loro competenza, che impegnano l'ente verso l'esterno, come fa ad esempio un dirigente con le determinazioni, proprio perché è un organo, un EQ non è un organo, e quindi non ha sostanzialmente uno spazio di azione che è limitato. Già ad esempio un responsabile unico, prima era RUP del procedimento, resto di progetto, in determinati compiti affidati nel procedimento di affidamento dei servizi, agisce come un organo perché ha un potere di rappresentante di assumere decisioni nell'ambito di una procedura di gara che altri soggetti, un semplice funzionario, non ha un quel ruolo di RUP, invece ha questa funzione. Quindi se non ci sono altre domande, io appunto lascio la commissione. Va bene, allora, grazie a tutti. Grazie direttore. Grazie, buon lavoro e buon proseguimento. Aver risposto insomma alla nostra invito di partecipazione ai lavori. Alla prossima, grazie direttore. Allora, ci ha lasciati. Io direi, se siete d'accordo, di interrompere 5 minuti e riprendere la commissione, altrimenti andiamo avanti sparati con gli altri, anche perché ho la batteria del cellulare che quasi sta per terminare, da lì prendo la rete, quindi... Presidente, io non rientro perché purtroppo non posso fermarmi ancora e quindi non rientro dopo la pausa. Guarda, allora non c'è problema per me proseguire, cercare insomma di continuare a leggere la materia. No, ma non... Presidente, non so neanche scusa. Se faccio in tempo a stare il tempo necessario, quindi devo proprio lasciare. Presidente, sì. Chiedo scusa, la verbalizzante avrebbe bisogno di 5 minuti però. Appunto, okay, allora la voglio togliere per l'ennesima volta la pausa, Io sono qui dalle 9 in croce. Diciamo di riprendere a mezzogiorno e mezzo, dai, così, ok? Ok, perfetto, grazie. Allora, chiamo Maria la registrazione, certo. Sono le ore 12 e 17. Riprendiamo le 12:30, grazie. Perfetto.